Random Audiolibri presenta Ritorno al futuro di George Gipp, tratto dalla sceneggiatura originale di Robert Zemeckis e Bob Gale. Voce narrante Alessandro Concas. Capitolo 8. Marty si guardò intorno per cercare una sedia. L'affermazione di Doc Brown gli aveva stroncato le forze e adesso aveva paura di svenire. No. Vorrei tanto aiutarti, ma non so come fare. È al di fuori delle mie possibilità. Il plutonio, Doc. Abbiamo bisogno soltanto del plutonio, giusto? Doc Brown rise. Archimede diceva che se avesse avuto un punto dove appoggiarsi, avrebbe sollevato il mondo. Un'affermazione che non comporta il pericolo di una smentita. La nostra è più o meno identica. Sì, potremmo rimandarti indietro se avessimo il plutonio. Se. Non è un grosso se. È monumentale. Perché? Perché non sai come stanno le cose nel 1955, ragazzo. Sono certo che nel 1985 il plutonio si venderà nella drogheria sotto casa, ma adesso è difficile trovarlo. Anzi, è quasi impossibile. E non si può trovarlo illegalmente. Non c'è un mercato nero per quella roba. No, che io sappia. Accidenti! Doc Brown sorrise e posò una mano sulla spalla di Marty. Non è la fine del mondo. È la fine del mondo che conoscevo. Sicuro, ma guarda gli aspetti più positivi della situazione. Non è un brutto posto per vivere. Avresti potuto restare bloccato nel Medioevo. Allora avresti dovuto passare metà della tua vita cercando di sfuggire ai barbari. Oppure potevi capitare nell'epoca della Morte Nera. O anche in tempi più recenti, all'inizio del secolo XIX, quando non c'erano gli anestetici, la televisione, il cinema. Voglio dire, siamo abbastanza progrediti. Abbiamo il cinema in 3D, la musica ad alta fedeltà, Frank Sinatra, il caffè solubile. Sicuro. Ma nel 1985 abbiamo i video music, i CD. Aspetta un momento. Non so neppure di cosa stai parlando. McDonald è il controllo delle nascite. Non capisci, Doc. La mia vita è nel 1985. Mi piace e voglio tornare a viverla. Ma quest'epoca è molto più sicura. Qui almeno tu sai che ci sarà un 1985. Nel 1985... Tu sapevi che ci sarebbe stato un 2015? Pensaci bene! Marty scrollò la testa. È un rischio che sono disposto a correre. I miei amici, la mia musica, la mia ragazza mi stanno aspettando. Ecco, guarda! Tirò fuori il portafoglio e mostrò a Doc Brown la foto di Jennifer. Sì, non è male. Non è male. È splendida, Doc. Ed è pazza di me. Beh, non puoi trovarti una brava ragazza anche qui? Vuoi dire una che canticchia le canzoni di Pat Boone? No, grazie. Nessuna di loro varrà mai quanto Jennifer. Vedi questo? Vedi che cosa ha scritto qui? È poesia! Tirò fuori il pezzo di carta sul quale Jennifer aveva scritto «Ti amo». Doc Brown lo guardò con comprensione, ma scrollò le spalle, rassegnato. È un vero peccato. Ti prego, Doc, devi aiutarmi a tornare nel futuro. Sei la mia unica speranza. So che puoi trovare una soluzione. Come fai a saperlo? Perché in passato non mi hai mai deluso. Vuoi dire nel futuro? Giusto. Mi hai sempre detto che se ti impegni puoi realizzare qualsiasi cosa, risolvere qualunque problema. Io ho detto così? Che egocentrico. Ma devo dire che è un ottimo consiglio. Doc, so che puoi farcela. Forse adesso io credo in te più di quanto ci creda tu stesso. Marty, la tua fiducia mi commuove. Davvero, per me conta moltissimo. Ma ci vuole ben altro che fiducia per generare 1,21 gigawatt di elettricità. Hai un'idea dell'entità di una simile potenza? L'unica fonte di energia capace di produrla è un fulmine. E non un fulmine di second'ordine. Dovrebbe essere uno di quelli tremendi, abbastanza forte da fermare un orologio. Marty schioccò le dita. Ah! Ti è venuta un'idea? Ma hai dimenticato di dire Eureka! Forse non è un'idea del tipo Eureka.
ma mi è venuto in mente che se potessimo utilizzare l'energia di un fulmine... È una teoria ragionevole e anche molto pratica, eccettuato un dettaglio. Non si sa mai quando e dove colpirà un fulmine. Naturalmente puoi aspettare un temporale, ma anche in questo caso niente garantisce che un fulmine cadrà abbastanza vicino per fornirci l'energia necessaria. Marty attese con pazienza che l'inventore finisse di parlare e poi sorrise. Ma io so quando e dove cadrà un fulmine. Lo sai? Certo. Marty rigirò il foglio sul quale Jennifer aveva scritto il suo messaggio. Era il volantino che propagandava la campagna del 1985 per restaurare l'orologio della torre. In alto era riprodotto il titolo del giornale del 1955. La torre colpita da un fulmine. L'orologio si è fermato alle 22:04. E sotto c'era la data. Domenica 13 novembre 1955. Questa volta fu Doc Brown a schioccare le dita. Eureka? Sì! Eureka! Hai ragione! Ci siamo! Ecco la soluzione! Poiché il giornale è uscito di domenica, è evidente che la torre dell'orologio verrà colpita il prossimo sabato sera! Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine e incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare! Marty sorrise soddisfatto. Erano sulla strada giusta. Almeno ora sembrava che vi fosse una speranza. Gli bastava la possibilità di tornare indietro. Se avessero tentato inutilmente, sarebbe stata una sfortuna. Ma restare lì senza via d'uscita era un'alternativa a cui preferiva non pensare. Doc Brown alzò gli occhi verso il ritratto di Benjamin Franklin. Tu cosa ne pensi, Ben? Imbrigliare il fulmine? Se ci sei riuscito tu, perché non posso farlo anche io? È geniale! Si rivolse di nuovo a Marty. Avevi ragione, Marty! Io avevo ragione! Possiamo fare qualunque cosa se ci impegniamo, e lo faremo! La sera di sabato prossimo ti rimanderemo indietro nel futuro! Fra tuoni e fulmini! Qui ci vuole un brindisi! Doc Brown andò al refrigeratore dell'acqua e riempì due bicchieri. Poi, alzando il suo con un gesto teatrale, disse: A me! A te! A Ben Franklin! E alla tua ragazza perché ha scritto questo biglietto! Sottoscrivo il brindisi! Bevvero in silenzio. Sì, Jennifer è davvero straordinaria. Non vedo l'ora di ritrovarla e di raccontarle tutto quanto. Ma non credo che passare una settimana nel 1955 mi farà molto male. Anzi, potrebbe essere divertente controllare certe cose. Sai, andare in giro, conoscere un po' di gente. Con grande sorpresa di Marty, Doc Brown aggrottò la fronte e scosse la testa. Mi dispiace, ma è completamente fuori questione. Perché? Per il fatto che sei qui. A quanto pare non ti sei ancora reso conto di costituire un pericolo potenziale per questa città, per le vite degli altri, per tutta la nostra società. No, purtroppo dovrai restare in questa casa, senza uscire. Non potrai vedere nessuno, parlare con nessuno. Qualunque cosa tu faccia o dica potrebbe avere serie ripercussioni sugli eventi futuri. Tu mi capisci? Certo. Rispose Marty, ma non affatto convinto di rappresentare una minaccia per la società, soprattutto adesso, quando sapeva cosa sarebbe potuto accadere se avesse incominciato a parlare troppo del futuro. D'altra parte, se stava attento a ciò che diceva e si limitava a osservare, che danno poteva causare? Era senza dubbio meglio che restare prigioniero per una settimana nella casa e nel garage di Doc Brown. Marty, con chi altri hai interagito oggi? Me escluso, voglio dire. Ecco, sono andato al cinema. Secondo te il fatto che il Town Theater abbia incassato oggi $0.50 in più cambierà il corso della storia? Non fare lo spiritoso. È una cosa da poco, ma potrebbe anche succedere. Supponiamo che un giorno il gestore del cinema guardi i bilanci e pensi di vendere. Magari quei 50 centesimi in più hanno portato l'incasso da $999.75 a $1.000.25, e cioè da 3 a 4 cifre. E forse potrebbe bastare questa differenza psicologica per indurlo a non vendere il cinema. Perciò, influenzato da quel $0.50, se lo tiene. Qualche tempo dopo, nel cinema che sarebbe stato chiuso se l'avesse venduto, scoppia un incendio e alcuni spettatori non riescono a mettersi in salvo. Uno di loro è un ragazzo che sarebbe destinato a diventare presidente degli Stati Uniti, se non morisse tra le fiamme.
E io sono il responsabile. L'ho ucciso io con il mio mezzo dollaro. Non direttamente, però hai capito che cosa intendo. La storia è una struttura molto fragile. Basta che qualcuno guardi da un'altra parte e tossisca perché succeda una cosa. Ma se guarda da un'altra parte o non tossisce, succede una cosa diversa. È spaventoso. Hai visto il film La vita è meravigliosa? Insegna in che modo le nostre modeste esistenze influiscono su quelle di tutti gli altri. Sì, ora ti capisco. Dunque, con chi altri hai interagito? Parecchia gente. I miei genitori, mia madre e mio padre. Biff Tannen. Doc Brown rabbrividì. Sei andato in cerca dei tuoi genitori? E come hai potuto fare una cosa del genere? Ed è irresponsabile! Non li ho cercati, Doc. Li ho incontrati per puro caso. Raccontami cosa è successo. Marty riferì gli avvenimenti di quella giornata. Li aveva considerati piuttosto insignificanti, fino a quando vide la reazione di Doc Brown. Hai detto che hai salvato tuo padre mentre stava per essere investito dalla macchina? Sì, ma non gli ho salvato la vita. Sarebbe sopravvissuto anche se la macchina l'avesse urtato. Come fai a saperlo? Perché in casa mia tutti sanno che mio padre e mia madre si conobbero quando lui fu investito dalla macchina del nonno. Grande Giove! Hai impedito che i tuoi genitori si incontrassero per la prima volta? Sì, ma si incontreranno comunque, vanno alla stessa scuola, vedi? No, no, no! Hai fatto una cosa terribile al tuo futuro! Presto, fammi vedere di nuovo la foto della tua famiglia! Marty pescò l'istantanea dal portafoglio e la porse a Brown. Lo scienziato si incupì. Proprio come pensavo! Cosa c'è? È successo! Questo prova la validità della mia teoria! Guarda tuo fratello e dimmi cosa ti sembra della testa! Brown rese la foto a Marty. Era la stessa che ricordava, però Dave non aveva la testa. Guardò la fotografia con attenzione e vide che la testa di suo fratello non era stata cancellata né strappata. Dietro il punto dove avrebbe dovuto essere la testa, c'era la continuazione del rosaio nascosto dal corpo. Sembrava che Dave fosse stato privo della testa nel momento in cui era stata scattata l'istantanea. Santo cielo! Non ha più la testa! È come se fosse stata cancellata! Cancellata! Dall'esistenza! Questo non lo capisco. O forse lo capisco, ma non vorrei. Sto elaborando una teoria. Dopo aver riflettuto per un momento, schioccò le dita. Figliolo, per prima cosa dobbiamo procurarti qualcosa da metterti addosso. Tu resta qui e io vado a fare spese. Basta che tu mi dia le tue misure. Un'ora dopo, ritornò dal locale grande magazzino Sears e Roebuck con un abbigliamento completo. Mentre toglieva i cartellini e incominciava a cambiarsi, Marty discusse la situazione con l'amico scienziato. Parlami della tua teoria. Sicuro che sia sensata? Le mie teorie sono sempre sensate. È una semplice estrapolazione genetico-matematica. Non capisco. E allora mi spiegherò in termini più semplici. Doveva essere tuo padre quello urtato dalla macchina, non tu. In questo modo hai interferito nel primo incontro fra i tuoi genitori. Se non si sono incontrati in quelle date circostanze, è possibile che neppure si innamorino. Ma ormai questa è acqua passata. Dobbiamo fare in modo che si incontrino in un modo o nell'altro, perché se non si incontrano e non si innamorano, non si sposeranno. Se non si sposeranno, non avranno figli. Ecco perché tuo fratello sta scomparendo dalla fotografia. È il primo perché è il primogenito. Poi toccherà a tua sorella, e quindi a te, se non riuscirai a rimediare. Che cosa posso fare? Torna a scuola. Perché? Perché sei giovane. I giovani vanno a scuola. I tuoi genitori sono giovani, vanno a scuola. Tu hai modificato i rapporti tra i tuoi genitori. Perciò devi andare a scuola per rimediare al danno che hai causato. Non posso limitarmi a ronzare l'intorno prima e dopo le lezioni. Voglio dire, la scuola era una noia nel 1985. Quando penso a quanto deve essere insopportabile nel 1955, mi viene il mal di stomaco. Doc Brown scosse il capo. Ormai non puoi permetterti di fare sciocchezze. Abbiamo a disposizione meno di una settimana, giusto? Marty annuì. Allora dovrai approfittare di ogni minuto disponibile per farli incontrare. Altrimenti non esisterai nel futuro. È molto semplice. L'inventore si voltò. Squadrò Marty rivestito a nuovo. Niente male!
Frugò nel sacchetto e tirò fuori l'ultimo acquisto, una bottiglietta di brillantina. Quando lo vide svitare il tappo, Marty increspò le labbra. «Senti, Doc, ammetto che i vestiti mi stanno bene, ma non voglio che mi metti sui capelli quello schifo unto». «Perché no? La usano tanti ragazzi!» «È orribile! E chissà che cosa contiene, voglio dire, potrebbe farmi venire il cancro!» «È necessaria per il travestimento!» disse Brown cominciando a spargere un po' di brillantina sui capelli di Marty. «E non preoccuparti, è di gran moda, per i ragazzi e per gli adulti!» «Allora perché tu non la usi?» «Perché è molto infiammabile!» «Magnifico!» Doc Brown smise di pettinare Marty, ma a quanto pareva non aveva ancora finito. Lo guardava con aria incerta. «Permetti?» disse Marty e prese il pettine. Andò allo specchio, si pettinò i capelli all'indietro sui lati della testa e fece ricadere un ciuffetto sulla fronte. «Se devo sopportare una cosa simile, almeno voglio somigliare a Elvis». «Elvis? Che cos'è un Elvis?» «Un giorno lo saprai». La Hill Valley High School era stata costruita durante gli ultimi anni della Grande Depressione e nel 1955 non era più nuova. Ma i suoi giorni peggiori, i tempi delle scritte con le bombolette spray della fine degli anni 60 e degli anni 70, dovevano ancora venire. Perciò apparve pulita e lucida agli occhi di Marty quando Doc Brown lo portò con la macchina lunedì mattina. Vestito a nuovo e con i capelli imbrillantinati, somigliava appena appena al ragazzo del 1985 che Stella Baines aveva creduto lavorasse in un circo. «Wow! L'hanno pulita a dovere!» disse Marty fischiando sommessamente. «Sembra nuova!» «Forse la tua generazione non ne ha avuta molta cura!» Marty alzò le spalle. Rammentava molto bene quando anche lui aveva scritto sui muri e sui banchi. «Allora ricorda!» disse Brown mentre si avviavano verso l'ingresso principale. «Secondo la mia teoria, non dovrai far altro che presentarli. Poi la natura seguirà il suo corso. Spero!» «Ormai non credo che sarà sufficiente. Il fatto che il padre di Lorraine abbia investito George con la macchina ha creato fra loro un rapporto speciale. Lei si è impietosita, lo ha portato a casa». «Probabilmente hai ragione. Forse sarà meglio che tu insista un po' e fai finta di credere che George sia un tipo straordinario». «Non sarà tanto facile. È un vero coniglio». «Non farlo per lui! Devi farlo per te stesso!» «Già». Entrarono nella scuola che agli occhi di Marty appariva familiare e nel contempo molto diversa. I corridoi e le aule sembravano in sostanza gli stessi, ma l'atmosfera era completamente differente. Era come una scena di un vecchio film, a parte il fatto che era a colori. A un certo momento videro Lorraine che entrava in fretta in un'aula per la lezione. Marty fece per seguirla, ma Doc Brown lo trattenne per il braccio. «E tua madre?» «Sì». «È meglio che tu non vada alla stessa lezione. Il professore non saprà neppure chi diavolo sei. La mia prima idea di rimandarti davvero a scuola non è molto pratica, lo ammetto. È meglio che gironzoliamo qui intorno e vediamo che cosa possiamo fare». «Sicuro. Vediamo se riusciamo a scovare mio padre. Poi, alla fine della lezione, potremo cercare di farli incontrare». «Buona idea!» Per 20 minuti girarono per i corridoi, sbirciando sistematicamente nelle aule per rintracciare George McFly. Finalmente lo videro nell'ultima fila di un'aula a un paio di porte di distanza da quella di Lorraine. «Abbiamo una decina di minuti da aspettare», disse Marty guardando l'orologio del corridoio. «È in ritardo di 10 secondi», borbottò Brown comparandolo con il suo. «Eppure in una scuola pubblica dovrebbe indicare l'ora esatta». Tornarono all'aula di Lorraine e sbirciarono di nuovo all'interno. Lei era seduta in seconda fila e scriveva. C'era compito in classe. «Adesso ho notato la somiglianza. Ai tuoi occhi». «E agli occhi anche per il compito di qualcun altro». «Mio Dio, sta copiando». Sembrava che le cose stessero proprio così. Lorraine teneva la mano nella posizione per scrivere, la testa abbassata, ma sbirciava il foglio del ragazzo seduto accanto a lei. «Non posso credere che la mamma fosse capace di una cosa simile». «Perché no? Dopotutto è un essere umano, non è vero?» «No, a sentir lei. Ha sempre detto che a scuola si comportava correttamente, lei e tutti gli altri». «Ha una memoria selettiva, come tutti», disse Doc. «Comunque posso capirti. È un brutto colpo vedere che i nostri genitori rivelano il loro aspetto più disonesto o meschino».
Forse sarà meglio che andiamo a cercare mio padre. Ritornarono davanti all'aula di George McFly mentre suonava la campanella. Quando suo padre si alzò, Marty rimase doppiamente impressionato dalla sua aria trasandata. La falda della camicia spenzolava dai calzoni, i capelli erano pettinati male e la cartelletta minacciava di lasciar cadere i fogli. «È il tuo vecchio, eh?» chiese Doc Brown con pochissimo entusiasmo. «Già». Si accorsero che alcuni ragazzi stavano dietro a George McFly e ridacchiavano. Quando uscì dall'aula, un altro gli si avvicinò da tergo e gli diede un calcio nel sedere. George si voltò, lo guardò con aria avvilita. Qualcuno gli aveva agganciato alla schiena un cartello con la scritta «Prendetemi a calci». Naturalmente lui lo sapeva benissimo. «Ma non sarai un figlio adottivo!» Proprio nel momento in cui qualcun altro stava per dare un calcio a George McFly, sulla scena apparve un personaggio che Marty riconobbe subito. Strappò il cartello dalla camicia di George e glielo mostrò. «Buon Dio! È il signor Strickland!» Era vero. L'angelo vendicatore della scuola media superiore di Il Valle era lì, nell'aspetto di Gerald Strickland. Era più giovane e più teso, ma in sostanza era sempre lo stesso. Portava persino una cravatta farfalla. La sua apparizione servì a disperdere gli altri studenti. «McFly! Svegliati!» George lo guardò come un detenuto in attesa della sentenza. «Sei un buono a nulla! Queste cose ti succedono perché non fai attenzione! Devi avere la testa su Marte o chissà dove! Vuoi essere un buono a nulla per tutta la vita?» George scosse la testa con fare per nulla convincente. «Allora svegliati e ricorda che fai parte della razza umana! È tutto!» Mise il cartello tra le mani di George e si avviò a grandi passi lungo il corridoio, in direzione del suo ufficio. «Sei proprio sicuro che tua madre si sia innamorata di quel tipo?» «Sì». «Sembra un matrimonio voluto dal cielo!» «Mia madre diceva sempre che era destino. Spero che avesse ragione». «Ehi, eccola! Tieniti pronto a fare le presentazioni!» Marty annuì, trasse un profondo respiro e si avviò verso George. «George, ehi, vecchio mio, come stai?» «Bene. Ti stavo proprio cercando», continuò Marty. Poi, notando l'espressione stranita di George, disse: «Ti ricordi di me? Quello che ti ha salvato la vita l'altro giorno?» «Oh, già». «Il binocolo non si è rotto, vero?» chiese Marty senza riflettere. Suo padre arrossì. «No». «Bene. Senti, voglio presentarti a qualcuno. Vieni». Marty afferrò George per il braccio e lo guidò verso Lorraine. Quando George la scorse, sbiancò e i suoi occhi si riempirono di panico. Marty lo vide impallidire e per un momento pensò che stesse per darsi alla fuga. Poi George sembrò rassegnarsi all'inevitabile. «Scusami, Lorraine». Lorraine lo guardò negli occhi. Per un momento restò confusa, ma poi, quando ebbe tenuto conto del diverso abbigliamento e della pettinatura cambiata, si illuminò. «Calvin, voglio dire, Marty». E lasciò cadere i libri per la sorpresa. «Oh, aspetta, li raccolgo io». Una mano gli strinse il gomito. Era Doc Brown. «Lascia che lo faccia lui, stupido!» Marty però si era già chinato e George stava lì a bocca aperta, come se si augurasse di trovarsi da tutt'altra parte. Marty raccolse i libri e li porse a Lorraine, che aveva negli occhi una luce di gratitudine e di infatuazione. «Oh, grazie!» Marty sorrise, si schiarì la gola, poi tese la mano verso la figura patetica di George McFly. «Lorraine, vorrei presentarti il mio grande amico George McFly. George, questa è Lorraine». «Ciao, è un vero piacere conoscerti». Lorraine lo guardò appena. Poi tornò a rivolgersi a Marty. Aveva degnato sì e no di uno sguardo il futuro marito. «Parla bene di lui!» «E come faccio?» «Non lo so, inventa!» Lo scopo di quell'incontro era una presentazione memorabile e Marty si buttò. «George è un tipo straordinario. Davvero, è sveglio, intelligente, è un ottimo atleta. No. Ed è anche molto spiritoso. No». Per quanto riguardava Lorraine, era come se Marty stesse parlando sanscrito o ittita. Non distolse gli occhi da lui neppure per un istante durante l'intera presentazione.
Marty, mi sono preoccupata tanto quando sei scappato via l'altra sera con quel livido in testa. Adesso va meglio. Sembrava che ti facesse tanto male. Allungò la mano per toccargli la fronte. Adesso non dà più fastidio. Ci vorrebbe qualcosa per togliere il gonfiore. Sono sicura che a casa, nell'armadietto dei medicinali, abbiamo qualcosa che... Preferisco lasciare le cose come stanno. In questo modo l'organismo acquisisce certe immunità. Come sei intelligente. Sì, però George... In quel momento suonò la campanella. George è molto più intelligente di... Lascia stare! Marty si guardò intorno. George McFly era sparito. Dov'è? È andato da quella parte! Perché non l'hai fermato? Cosa dovevo fargli, lo sgambetto? Comunque se l'è squagliata, si è allontanato di un paio di passi e poi è scappato come una lepre. Accidenti! Lorraine continuava a sorridergli, del tutto ignara della breve interruzione. La campanella squillò di nuovo, strappandola all'estasi romantica. Sono in ritardo. Ci vediamo dopo. Sì. Nel momento in cui Lorraine si voltò per allontanarsi, fu raggiunta da un'amica che l'aveva attesa con pazienza. È un amore, vero? Ti rivelerò un segreto. Lo sposerò. Capitolo 9. Mentre seguivano con gli occhi le due ragazze, Marty e Doc Brown esalarono due sospiri in perfetta sincronia. Doc, non l'ha nemmeno guardato. Hai ragione. D'altra parte, perché avrebbe dovuto farlo? Lui è una nullità. Capisco benissimo e probabilmente hai ragione. È una faccenda molto più seria di quanto credessi. A quanto pare tua madre ha un'infatuazione amorosa per te anziché per tuo padre. Tu mi stai dicendo che mia madre si vorrebbe fare me? A rischio di sembrare volgare, sì. Se non interveniamo potrebbe crearsi una situazione edipica. Edipica? Sì, una deplorevole attrazione fra madre e figlio. Naturalmente questa è con ogni probabilità la situazione più bizzarra che sia mai accaduta. Tuttavia, dal punto di vista psicologico... Cribbio, Doc, siamo sul pesante. Ancora questa parola, rispose Doc Brown scuotendo la testa. Pesante. Perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità? Eh? Doc sorrise. Lo divertiva ogni tanto confondere il suo giovane amico, ma non stette a spiegare il commento e non cercò di aumentare la confusione di Marty. Passò a discutere un altro aspetto del dilemma Lorraine George. Una nuova teoria. L'unico modo in cui quei due potranno fare conoscenza è fare in modo che si trovino da soli. Quindi dovrai combinare le cose perché tuo padre e tua madre interagiscano in una sorta di incontro sociale, un rituale preaccoppiamento accettabile e stimolante per entrambi. Un appuntamento, vuoi dire? Eccellente, ragazzo mio, hai capito alla perfezione. Ma che specie di appuntamento? Io non so neppure cosa fanno i giovani negli anni 50. I giovani sono sempre giovani, no? Cambia soltanto l'ambiente. Mia madre raccontava che ai suoi tempi i giovani andavano al cinema e sex a pomiciare in galleria. Cosa te ne pare? Mi pare plausibile, ma forse è un po' troppo presto. Credo che sarebbe meglio se per incominciare li spingessimo a far qualcosa di un po' meno erotico. D'accordo, ma che cosa? Beh, sono i tuoi genitori, dovresti conoscerli bene. Hanno interessi in comune? Cosa fanno volentieri insieme? Loro due soli, vuoi dire? Sì. Niente. I corridoi della scuola erano semideserti. Quasi tutti gli studenti erano entrati nelle aule per la seconda ora. Doc Brown si fermò davanti al grande tabellone degli avvisi, nella speranza di vedere qualcosa che stimolasse la sua immaginazione. Ah ah! Cosa? Guarda, c'è un cerimoniale ritmico sabato. Fai in modo che tuo padre ci accompagni tua madre. Un cerimoniale ritmico? Un ballo! Disse Doc Brown indicando un cartello con la scritta Incanto sotto il mare. Sabato prossimo, ingresso $1. Marty sorrise e batté le mani. Certo! Il ballo Incanto sotto il mare! Devono andarci! È lì che si sono baciati per la prima volta! Benissimo, allora fai in modo che succeda!
Marty aggrottò la fronte. E qui sta il problema. Come facciamo a costringere quel Papa Molla a trovare il coraggio di invitare Lorraine? E come facciamo a farle passare la cotta per te in modo che lei accetti? Penso proprio che avremo il nostro da fare. Stavano ancora riflettendo sul problema un'ora dopo, quando George McFly entrò nella mensa della scuola, si trovò un tavolo in un angolo e incominciò a consumare il pranzo. Per qualche minuto si accontentò di leggere, poi tirò fuori un blocco e una matita e incominciò a scrivere mentre trangugiava gli ultimi bocconi del sandwich. Marty e Doc Brown si avvicinarono. George badò appena a loro quando accostarono le sedie e presero posto allo stesso tavolo. «Ciao, George!» «Cosa stai scrivendo?» «Storie.» «Di che genere?» «Fantascienza.» «Interessante. Non sapevo che ti piacesse. Di che cosa parlano? Di terrestri in visita a pianeti lontani?» «No, di visitatori di altri pianeti che vengono sulla Terra.» «Non ho mai saputo che avessi tanta fantasia.» «Come sarebbe a dire, non l'hai mai saputo?» chiese George mostrando per una volta un'emozione che non era rassegnazione o avvilimento. «Mi conosci da un paio di giorni appena.» «Giusto, lo dimentico sempre. Comunque, perché non mi lasci leggere uno dei tuoi racconti?» «Oh no!» rispose George scuotendo la testa con aria decisa. «Ehi, hai detto no!» George lo fissò senza capire. Anche Doc Brown lo guardò con aria interrogativa. «È la prima volta che ho sentito George McFly dire di no. Credo che sia uno scherzo che riguarda me solo, lascia perdere.» George sembrava sul punto di darsi alla fuga. «Aspetta un momento. Tu mi interessi, ecco tutto. Non capita spesso di incontrare uno scrittore tanto giovane. Dovrebbe farti piacere se qualcuno leggesse i tuoi racconti.» «Oh no, voglio dire, e se non piacessero, se mi dicessero che non valgono niente, che io non valgo niente?» Marty ebbe l'impressione di aver già sentito una frase molto simile. L'aveva pronunciata lui, quando si era lamentato con Jennifer, dopo che il comitato organizzatore del ballo all'YMCA lo aveva rifiutato. «Per te deve essere molto difficile capirlo, eh?» chiese George, che aveva notato il sorriso di Marty. «No, George, non è affatto difficile.» Era un momento decisivo. Si sentiva commosso dalla vulnerabilità e dal desiderio di creare dimostrati da suo padre. Per la prima volta dopo molto tempo si accorse che non soltanto provava simpatia per lui, ma comprendeva in parte le sue ansie. Adesso voleva aiutare George McFly, non solo perché era indispensabile per lui, ma anche nell'interesse dello stesso George. «Senti, ti ricordi la ragazza che ti ho presentato?» «Lorraine.» «Sì, tu le piaci sul serio.» George scrollò la testa. «Ma è così.» Anche Doc Brown annuì per confermare. «Non ci credo, non mi ha neppure guardato. Mi sembrava di essere invisibile.» In quel momento Lorraine entrò nella mensa con un paio di amiche. Non vide nessuno dei due giovani. George l'adocchiò per primo. Dopo un rapido sguardo d'adorazione, passò un'espressione atterrita e sollevò il foglio per nascondersi la faccia. «Ti sto dicendo che le piaci. Perché te lo direi se non fosse vero?» «Per mettermi in imbarazzo. Come Biff quando mi fa i suoi scherzi. O come quelli che mi attaccano la schiena ai cartelli con la scritta «Prendetemi a calci». «Beh, io sono diverso. Ti ho salvato la vita, lo ricordi? Biff o qualcuno degli altri si sarebbe buttato davanti a una macchina per te.» George scrollò la testa. Era quasi convinto che Marty fosse sincero. Ma gli anni vissuti come zimbello di tutti gli avevano insegnato a essere più che diffidente. Quel Marty sembrava in buona fede, però era un tipo strano. Pareva che ne sapesse di più di quasi tutti i ragazzi della sua età. E poi era comparso all'improvviso, vestito in modo incredibile, come un sinistro visitatore extraterrestre che avesse confuso le epoche. E perché era in compagnia dell'uomo che tanti consideravano lo scemo del villaggio? No, si disse, era meglio non fidarsi troppo di quel nuovo amico. «Ti sono grato perché mi hai salvato la vita, ma questo non significa che tu abbia ragione per quanto riguarda Lorraine. L'hai visto anche tu, si è comportata come se non esistessi.» «Già.» Marty annuì.
Dopotutto, non aveva senso cercare di negare l'evidenza. Ma è timida. Ed esagera nel tentativo di compensare la timidezza. È timidissima, perciò ha chiesto a me di venire a riferirti che ci terrebbe molto a venire con te al ballo Incanto sotto il mare. Davvero? Sicuro, non devi far altro che andare e invitarla. Adesso, qui nella mensa. Il presente è l'ideale. Ma è con le sue amiche e c'è tanta altra gente. E se scoppiasse a ridere o se dicesse di no, non sopporterei un rifiuto di fronte a tutti. George non finì la frase, era sconvolto. Ascoltami bene, se non inviterai Lorena al ballo, te ne pentirai per il resto della tua vita e io me ne pentirò per il resto della mia. Tu? Perché? Diciamo così, mi interessa che tu e Lorraine vi mettiate insieme. Vuoi dire che è una specie di scommessa? Qualcosa del genere, ma molto più importante. Non so. Ho l'impressione che preferirebbe andare al ballo con qualcun altro. Qualcuno in particolare? George annuì. Chi? Biff. Marty impallidì. Quell'affermazione era il prodotto di una paranoia incipiente oppure rispondeva alla realtà? Il solo pensiero che sua madre uscisse con un mascalzone di prim'ordine come Biff Tannen gli dava i brividi. Non l'aveva mai considerata molto intelligente, ma aveva almeno un po' di buon senso e di gusto. Anche tenendo conto dell'ignoranza giovanile, Martin non poteva immaginare che sua madre si sentisse attratta da un cafone insensibile come Biff. «Non credo proprio». Adesso sono insieme. Marty si voltò a guardare. Biff era in piedi dietro a Lorraine e le teneva le mani sulle spalle. Ma sua madre non aveva l'aria molto contenta. Si girò per evitarlo e si divincolò. Con un sorriso malandrino, Biff ripeté il gesto. Sì, però non credo che lei ne sia entusiasta. Si alzò, attraversò la mensa e si avvicinò al tavolo di sua madre. Piantala di palparmi, Biff! Lasciami in pace. E si svincolò per la seconda volta. Aveva parlato sottovoce con un sussurro rabbioso, come se cercasse di non attirare l'attenzione degli altri. Biff non desistette. Le piazzò di nuovo le mani sulle spalle e parlò a voce alta per farsi sentire. Su, Lorraine, ti piace, lo sai benissimo e sai che lo vuoi e come. Sempre il solito porco. Chiudi quella sudicia bocca. Non sono quel tipo di ragazza. Forse lo sei e non sei ancora di esserlo. Levami subito di dosso quelle manacce. Su, andiamo. Le mie manacce ti piacciono. Marty avanzò di qualche altro passo. Arrivò a fianco di Biff, abbastanza vicino per notare che usava una brillantina diversa, abbastanza vicino per bisbigliare un avvertimento a voce bassa ma chiarissima. Ti ha detto di toglierle le mani di dosso. Biff si voltò. A bocca aperta, furioso. E a te cosa importa, Pidocchio? Lascia perdere, sparisci. Questo lo dici tu e chi altro? Io, e dovrebbe bastare. Stai cercando attaccò Biff, preparandosi a scattare, ma si interruppe a metà della frase. Non guardava Marty. Aveva girato la testa e fissava la figura autoritaria di Gerald Strickland, che era entrato in quel momento. Aveva fiutato immediatamente aria di guai e stava puntando verso di loro. L'espressione di Biff passò di colpo dall'ostilità al terrore. «Dato che sei nuovo qui, cretino, per oggi ti lascio perdere. Quindi è meglio che te ne vada». Marty, che non aveva visto Strickland avvicinarsi, continuò a fissare Biff. Lorena, altrettanto ignara dell'apparizione del despota, guardava il suo eroe con occhi traboccanti d'amore. Biff girò sui tacchi e si allontanò. Oh, Marty, sei stato magnifico! Marty alzò le spalle. Come hai detto che ti chiami di cognome? La voce era quella fin troppo nota del signor Strickland, che era arrivato a fianco di Marty. Marty tossì e guardò quegli occhi simili a due feritoie. Marty, ho chiesto il cognome. Brown. Bene, ti do un consiglio amichevole, signor Brown. Non fare il fesso nella mia scuola. Fare il fesso? Significa non fare il fesso, capito? Sì, signore, grazie, signore. Strickland girò sui tacchi e se ne andò proprio mentre suonava la campanella.
Loren si alzò di scatto, prese i libri e rincorse Marty. Grazie ancora, Marty. Ci vedremo più tardi? Sembrava più una supplica che un suggerimento. Marty annuì e finse di dover correre via per non arrivare in ritardo alla lezione. Quando tornò da Doc Brown, scoprì che George McFly era fuggito ancora una volta. Ha detto che aveva una lezione, ma se vuoi sapere come la penso, sembrava che stesse per piangere. Questa storia sta diventando ridicola. Così è la vita, ragazzo mio. Se cerchi di fare l'eroe per impressionare qualcuno, va tutto storto. Ma quando non ci pensi neppure, ti capita di cadere nella latrina e di uscirne ricoperto d'oro. Già. E adesso? Credo che dovrò continuare a stare dietro a George. Lui è l'elemento chiave. Finché non lo convinceremo a invitarla al ballo, non succederà niente. Forse potremmo indurre tua madre a invitare lui. No, sarebbe inutile. E come lo sai? Perché nel 1955 le ragazze non invitavano mai i ragazzi. Almeno così dice mia madre. Non li chiamavano mai al telefono, non gli davano appuntamento, non facevano mai niente di piacevole finché non veniva in mente ai ragazzi. Lo pescherò dopo la scuola. È la sola cosa che possiamo fare. Sai, forse sarebbe meglio se provassi a parlargli da solo. Forse si sente impacciato in presenza di tutti e due, soprattutto perché io sono un Matusalemme di 35 anni. Forse hai ragione. Tornerò a casa e studierò le tue registrazioni. Forse mi riveleranno qualcosa di importante sul funzionamento della macchina del tempo. Se dobbiamo spedirti nel 1985 il prossimo sabato sera, ho bisogno di sapere tutto il possibile su quell'apparecchio. Fece un cenno di saluto e si avviò alla porta, a passo leggero. Marty non faticava a immaginare quanto doveva renderlo felice la prospettiva di mettere le mani sulla macchina del tempo che avrebbe inventato un giorno lontano. Il pomeriggio passò molto lentamente. Marty gironzolò nei corridoi, si fermò un po' in biblioteca a leggere e passò l'ultima ora a sbirciare nelle aule in cerca di George McFly. Quando finalmente lo rintracciò, si appoggiò al muro e attese che uscisse. Nel momento in cui i loro occhi si incontrarono, George fu assalito dall'impulso di fuggire. Chi è quest'individuo? Si chiese. E perché è stato mandato sulla Terra al solo scopo di tormentarmi? Si voltò e cercò di arrivare alla porta camminando in fretta e fingendo di non aver visto Marty. Ma il suo angelo custode lo raggiunse. Ciao! Mi dispiace che quella storia nella mensa sia finita così. Dispiace anche a me. Quel Biff Tannen è un cafone. Non ne potevo più di vederlo palpare Lorraine in quel modo. Se avessi avuto il coraggio, il fegato, si chiese Marty. Comunque era la stessa cosa. George McFly non amava i conflitti, mentali o fisici che fossero. Voleva chiudersi in un bozzolo caldo e tranquillo per passarvi il resto della vita, possibilmente dormendo. Ma per quanto detestasse quel genere di mentalità, ormai Marty era obbligato ad aiutare George a scacciare ansie e paure. Fino a che non avesse trovato il coraggio di chiedere un appuntamento a Lorraine, era condannato all'infelicità e al disprezzo per se stesso. E se quei due non si fossero innamorati, Marty non avrebbe avuto un futuro. Mentre si incamminavano, Marty si sforzò di farsi venire qualche idea brillante. Inutile. L'unica che poteva proporre era offrirsi di invitare al ballo Lorraine per conto di George, come Cyrano. Ma sapeva che non sarebbe servito a nulla. Persino George McFly aveva un po' di amor proprio. Sarà una gran brutta giornata per me questa. E perché? Beh, prima ho fatto il vigliacco con Lorraine. Non direi. È stato perché... No, ho fatto il vigliacco. Ribatté George con una sfumatura di rabbia autentica nella voce. Avrei voluto precipitarmi a invitarla e poi, quando Biff la palpava, avrei voluto correre e dargli un pugno sul muso, ma mi sono comportato da vigliacco tutte e due le volte. Non avevo... La forza. Non avevo la forza di muovermi. Marty non rispose. Per la verità non sapeva cosa dire. E adesso dovrei parlare con mio padre del college.
E questo ti fa tanta paura. Lui dirà che è inutile. Lo sai, mi elencherà tutte le ragioni perché non debba andarci. E io gli crederò, e così finirò per non continuare gli studi. A me sembra una di quelle profezie che si realizzano troppo facilmente. Come? Dovresti mostrarti più deciso. In che cosa vorresti diplomarti al college? Gli occhi di George si illuminarono. Mi piacerebbe studiare lettere o giornalismo. Scrivere le mie storie è la cosa che mi diverte di più. Se imparassi a guadagnarmi da vivere facendo proprio quello, allora dillo a tuo padre. Oh no, mi riderebbe in faccia se gli parlassi dei racconti. È già abbastanza tremenda l'idea del college. Comunque, devi lottare, devi tenergli testa. Sì, è molto importante per il mio futuro e quindi lotterò. Poco dopo arrivarono alla casa. C'era una targa che pendeva tra le colonne del portico. McFly. Era un po' volgare per il 1985, ma forse per il 1955 era chic, pensò Marty. Arthur McFly era davanti alla casa e lustrava la macchina. Quando vide avvicinarsi i due ragazzi, agitò lo straccio in segno di saluto. «Vai a parlargli subito!» «Di che cosa?» «Del college!» «Arriverò anche a questo. Prima devo presentarti.» «No!» disse Marty e si fermò sull'orlo del marciapiedi. «Non mi muovo se prima non gli parli del college!» «Sicuro!» Si avviò verso il padre e si voltò a guardare Marty, per dargli un maggior senso di sicurezza. Marty si spostò verso il portico, per restare fuori dalla visuale di George. Così era anche più vicino all'angolo della casa e poteva ascoltare il dialogo. «Chi è il tuo amico?» «Uno nuovo a scuola.» «Senti, papà, devo prendere una decisione importante e... ecco, ho bisogno di un consiglio.» Un esordio appena sufficiente, pensò Marty, anche se la richiesta del consiglio poteva essere una buona mossa psicologica. «Beh, figliolo, adesso ho da fare. Non puoi aspettare qualche giorno?» «Non proprio. Vedi, ho preparato una domanda d'ammissione al college e il termine ultimo per spedirla scade oggi a mezzanotte. Non ho ancora deciso se spedirla o no.» «Sbagliato», pensò Marty. «Troppo incerto.» «Ecco, se vuoi il mio consiglio, io direi di no. Il college è difficile, figliolo, e c'è una gran concorrenza per ottenere la missione. Tutti i ragazzi più bravi dello Stato. Perché vuoi andare a cercarti un fastidio del genere?» «Ma può darsi che mi accettino.» George aveva un tono che non brillava per sicurezza. «Figliolo, non hai molte possibilità, quindi non farti illusioni. È molto difficile che tu riesca a farti accettare da un college.» «Perché?» Non vale proprio niente. Rispondili che puoi farcela.» «Perché, figliolo? Perché non hai mai fatto una cosa simile? Sei un tipo mediocre. Ora, se spedisci la domanda d'ammissione e cominci a illuderti, cosa succederà quando te la respingeranno? Te lo dico io, ti intristirai, ti sentirai rifiutato e magari ne risentiranno i tuoi voti a scuola. Se vuoi sapere cosa ne penso io, ti consiglio di continuare per la tua strada e dimenticare questa faccenda.» Anziché reagire, George attese per un lungo istante e poi annuì. «Sì, papà, hai ragione. Grazie», lo sentii dire Marty. Era troppo. Con un sospiro, Marty si strinse la testa fra le mani. Nel frattempo, Arthur McFly finì di liquidare le ambizioni del figlio con un tocco di filosofia casalinga. «Quando avrai la mia età, capirai che certe cose non sono scritte nel destino.» «Sì, credo che sia vero.» Marty si avviò per allontanarsi. «Come ti pare la macchina, figliolo? Bella, eh?» «Sì, papà.» Nello stesso istante un tuono lacerò il silenzio pomeridiano. Incominciò a piovere a rovesci. Marty si mise a correre. «Bene, spero che la pioggia rovini tutto il lucido della macchina.»
Quando arrivò al garage laboratorio di Doc Brown, Marty era bagnato fradicio e ancor più furibondo al pensiero della debolezza di George. Doc aveva messo in funzione il videotape di Twin Pines Mall ed era al lavoro per modificare la DeLorean. «Com'è andata?» chiese senza alzare gli occhi. «Malissimo. Mio padre è come quando l'ho conosciuto io, un pappamolle. Decide di fare una cosa e poi si lascia convincere a rinunciare. Ma almeno sto incominciando a scoprire il perché.» «Perché quel ragazzo non ha fiducia in se stesso?» «Sì. Non mi meraviglia che non abbia il coraggio di dare un appuntamento a mia madre o a qualche altra ragazza. Mio nonno non fa altro che ripetergli che è un buono a nulla. Nessuno gli dice mai che può riuscire a concludere qualcosa di sensato.» «Un'abitudine di famiglia!» «Cribbio. Se lui ha avuto un appoggio del genere dal nonno, non mi sorprende che a me dia soltanto consigli sbagliati.» Doc Brown alzò la testa. «In tutti i miei anni di esperienza ho deciso per principio di non ascoltare i consigli di nessuno, soprattutto di chi è più vecchio di me.» «Ehi, Doc, è un ottimo consiglio.» «Grazie. E adesso ascolta il mio consiglio e non ascoltarlo.» «Neppure un consiglio tuo, eh?» «Per la verità, forse nel tuo caso io rappresento l'eccezione alla regola. Nel futuro o nel passato, se mai avrai bisogno di qualcosa, se avrai bisogno di parlare con qualcuno, sarò sempre a tua disposizione.» «Grazie, Doc.» Quelle parole erano appena uscite dalle labbra di Marty quando un'espressione di panico gli passò sul volto. Lanciò un'occhiata al monitor e vide che stava per incominciare la fase più tragica dell'episodio di Twin Pines Mall. Il furgone nero era già apparso. «Sono loro. Loro chi? Mi hanno trovato. Non so come, ma mi hanno trovato.» La registrazione si interruppe bruscamente. Marty, che ricordava anche troppo bene quanto era accaduto subito dopo, in quella notte buia del 1985, fu scosso da un brivido d'angoscia. Guardò il Doc Brown del 1955 che aveva infilato di nuovo la testa nella DeLorean. «Senti, Doc, c'è qualcosa che non ti ho detto di quella sera in cui facemmo quel nastro.» Doc Brown alzò gli occhi. «Un apparecchio interessante quella telecamera. Non posso credere che sia stata fabbricata in Giappone.» «Doc, c'è qualcosa che non ti ho detto a proposito di quello che succederà la notte della registrazione.» Non sapeva perché, ma sentiva di dover mettere in guardia l'amico inventore contro i terroristi. Forse era quella morte violenta. Nessuno doveva morire così, se lui poteva evitarlo. Ma Doc Brown aveva già alzato la mano. «Ti prego, Marty! Non voglio sapere nulla! Non voglio correre altri rischi di scombinare il continuum spazio-temporale! Nessun uomo dovrebbe sapere troppo del suo destino. Se conoscessi troppe cose del futuro, potrei mettere in pericolo la mia esistenza, proprio come tu hai messo in pericolo la tua.» «Già, forse hai ragione.» Sì, senza dubbio era un ragionamento molto logico. Così, se Marty non avesse detto nulla, Doc Brown aveva ancora 30 anni da vivere. Ma se l'avesse saputo, forse sarebbe diventato tanto imprudente da mettersi in qualche pericolo. E magari sarebbe morto prima. Quindi era sensato non scombinare il continuum spazio-temporale. Pensosamente, Marty tirò fuori il portafogli e pescò di nuovo la foto della sua famiglia. «Buon Dio!» L'immagine di suo fratello Dave era scomparsa quasi del tutto. Nella foto si vedevano soltanto i piedi. Doc Brown lo stava osservando. «Va male, eh?» Marty annuì. «È la natura che ti sta dicendo di darti da fare. Deve essere spaventoso vedere tuo fratello che svanisce così.» «Non me lo dire.» Marty fece una smorfia. «Mi sembra di vivere in un episodio di Ai confini della realtà.» «Ai confini della realtà? È un'espressione interessante. Una descrizione perfetta della tua situazione, per l'esattezza. Ti trovi ai confini della realtà, né qua né là, tra luce e l'ombra, tra le cose e le idee.» «Sì, lo so. Ecco il cartello indicatore, là avanti. Ora avete appena varcato il...» «Se tornerai nel tuo tempo, magari dovresti ricavarne un film.» «Buona idea, ma perché dici se?»
Possono succedere tante cose. Io potrei pasticciare con la macchina del tempo in modo che il fulmine non serva a nulla. E tu potresti non riuscire a creare un legame tra i tuoi genitori prima che finisca la settimana. E forse allora sarai sparito anche tu dalla foto di famiglia. Oddio. Si lasciò cadere pesantemente sul vecchio, scomodo divano che Doc teneva nel garage. Era invaso da vecchie riviste, pubblicità e circolari. In cima al mucchio c'era un giornale con la data del 7 novembre 1955. Un articolo in ultima pagina saltò agli occhi di Marty. Il titolo diceva: «Un agricoltore della zona sostiene che uno zombie venuto dallo spazio gli ha distrutto il fienile». E sotto, a caratteri più piccoli, «Otis Peabody è stato ricoverato in osservazione nell'ospedale psichiatrico della contea». «Eureka!» esclamò all'improvviso Marty schioccando le dita. Doc Brown sollevò la testa di scatto. «Ti è venuto in mente qualcosa?» «Puoi ben dirlo. Adesso so come costringere mio padre a invitare mia madre al ballo». «E come?» «Gli farò prendere una paura dell'accidenti». Capitolo 10. George McFly andò a letto presto, abbandonandosi alla depressione causata da quanto era successo a scuola e dallo scarso entusiasmo di suo padre per la prospettiva di un'iscrizione al college. Sebbene l'espressione «pensiero positivo» non fosse ancora diffusa nel 1955, aveva letto diversi libri che propugnavano una variante della stessa filosofia. Un anno prima aveva puntato le sue speranze su un bestseller dell'anteguerra, «Come conquistare gli amici e influenzare gli altri». Aveva imparato a memoria interi brani e aveva cercato di costruirsi una vita nuova sulla base di quella mentalità ottimista. La prima volta che aveva incontrato Biff Tannen, tutti i suoi sforzi si erano dimostrati vani. Secondo l'autore del libro, Dale Carnegie, un uomo non può continuare a restarti ostile se tu gli mostri un interesse sincero. Non soltanto Biff Tannen era rimasto ostile, ma aveva stropicciato un sandwich in faccia a George dopo che questi aveva passato quasi un quarto d'ora nel tentativo di mettere in pratica con lui la sua nuova filosofia. Le ragazze non erano più malleabili. Quando li abordava con quel nuovo atteggiamento positivo, consideravano George come un cafone, anzi, come un cafone ipocrita. Persino i genitori evitavano George quando era sotto l'influenza del signor Carnegie. Diffidavano per istinto di quello strano comportamento estroverso. E così George s'era rinchiuso di nuovo in se stesso. «Oh, al diavolo», diceva. «Voglio che la gente mi apprezzi per quello che sono». Sembrava molto bello a dirlo, ma non sapeva con sicurezza chi lo apprezzasse. Quella sera si ritirò in camera sua alle 9. Scrisse qualche altra pagina del racconto sull'invasione della Terra, pasticciò per un'ora con i compiti e poi spense la luce. Non gli fu facile addormentarsi, ma a l'una era piombato in uno stato di semi-incoscienza che mezz'ora dopo lo fece precipitare in un sonno profondo. Non vide la sagoma che si portava accanto al letto, non sentì la cuffia ultraleggera piazzata sulle sue orecchie da due mani guantate. Poi le stesse mani inserirono una cassetta nel Walkman. La cassetta portava l'etichetta Van Allen. La manopola del Walkman passò sul 10 e un dito premette il tasto play. George passò da un sonno pacifico a uno stato di profonda agitazione in meno di un secondo. Cos'era quel suono? Era il rumore più tremendo che avesse mai udito. Voci di umani torturati, forse, frammiste ai fragori dell'inferno. Eppure aveva un ritmo terrificante che lo innalzava dal regno del fragore a quello di una creazione quasi intelligente. Ma era la creazione di esseri folli, il farfugliare sincronizzato di idioti che urlavano come lemming con tutto il loro fiato. Che cosa stava succedendo? Era morto senza accorgersene e si stava avvicinando alle porte degli inferi. Poi, all'improvviso, il suono cessò. «Silenzio, terrestre!» ordinò una voce. George, atterrito e incapace di rifiatare, non poté far altro che fissare a occhi sgranati l'essere ai piedi del letto. Era giallo e non aveva lineamenti, ma solo una bocca quadrata dalla quale usciva una voce strana e vibrante.
Senza il minimo dubbio, era un essere venuto da un altro pianeta. Chi? Chi? Il mio nome è Darth Vader. Sono un extraterrestre e vengo dal pianeta Vulcano. George scrollò la testa. Sto sognando. Non è un sogno. È un incontro ravvicinato del terzo tipo. Hai compiuto un passo oltre i confini della realtà. No. Silenzio. Devo riferirti gli ordini. Non voglio gli ordini. Mamma, papà. L'essere si frugò nella cintura ed estrasse un oggetto che aveva l'aria estremamente pericolosa. Era ricavato da un pezzo massiccio di sostanza dura e lucente, con un foro rotondo del diametro di 5 centimetri. Anche a 2 metri di distanza, George sentiva chiaramente il ronzio sommesso e il calore che si radiava dalla canna. «Non parlare e non scendere dal letto! Se non obbedisci, il mio raggio termico ti disintegrerà!» George alzò le mani sopra la testa. «D'accordo!» «Mi arrendo!» L'alieno emise uno strano bip. Abbassò l'arma termica e sollevò il braccio sinistro per ascoltare il suono. «Cosa?» «Silenzio! Sto ricevendo una trasmissione dell'astronave galattica!» Dopo aver emesso vari altri bip, l'oggetto fissato al braccio dell'extraterrestre tacque. «Tu, George McFly, hai causato una lacerazione nel continuum spazio-temporale. Mi dispiace. Se ho fatto un danno, lo riparerò. Silenzio, ho detto. Il supremo Klingon ti ordina di accompagnare la femmina terrestre chiamata Baines, Lorraine, al... Vuoi dire Lorraine Baines? Naturalmente, terrestre. Hai l'ordine di accompagnare questa femmina nel luogo chiamato Scuola Media Superiore di Hill Valley, tra 4 cicli della Terra. Cicli della Terra? Giorni, stupido! Ma sarà sabato e il sabato la scuola è chiusa. Sabato prossimo ci sarà un avvenimento a scuola. Oh, vuoi dire il ballo? Esattamente. Ho l'ordine di accompagnare Lorraine al ballo. Affermativo. E lei lo sa? No, non è necessario. Ma non so se riuscirò a... L'essere mosse le mani e la valanga sonora ricominciò a intronare le orecchie di George. Basta! Smettila, per pietà! Il frastuono cessò. Non devi protestare contro le nostre decisioni, altrimenti continueremo a trasmettere nelle tue orecchie questo suono paralizzante e il tuo cervello si scioglierà. No, perdonami, è che non so come avvicinare Lorraine. Lo saprai a suo tempo. Noi ti daremo la necessaria fiducia in te stesso. Davvero? Sì. Allora, potrò fare miracoli? Chiese George illuminandosi. No, il nostro potere ti guiderà. È tutto, ma comporterà una grande differenza. Grazie, sono sicuro che il vostro aiuto mi sarà prezioso. Va bene, terrestre. Ora chiuderai gli occhi e dormirai. Al tuo risveglio non parlerai a nessuno di questa visita. Va bene. Chiuse gli occhi e riappoggiò la testa sul cuscino. L'alieno si avvicinò, gli mise qualcosa sotto il naso. Meno di un minuto più tardi, il giovane George McFly stava russando come un camionista. L'extraterrestre gli tolse delicatamente la cuffia, raggiunse la finestra, si voltò per un attimo a guardare il ragazzo addormentato e si dileguò nella notte. Doc Brown, che era in attesa a bordo della sua Packard decapotabile nei pressi della casa dei McFly,
aprì la portiera quando Marty si avvicinò e l'aiutò a salire. Marty abbassò il cappuccio della tuta antiradiazioni e sorrise. «Immagino che sia andato tutto bene!» disse Doc Brown riaccendendo il motore. «Sicuro! È stato grandioso! Lui ha bevuto tutto come una tonnellata di mattoni!» «Stai mischiando splendidamente le metafore, amico mio! Il cloroformio ha funzionato?» «Alla perfezione! Si è spento come un fiammifero!» «Bene! Ce l'avevo in laboratorio da un po' e non so se col tempo il cloroformio diventa più efficace o meno!» «Beh, è servito allo scopo!» rispose Marty con un sorriso. «Speriamo che ricordi tutto quando si sveglierà!» «È l'unico pericolo! A volte certe cose che di notte appaiono vivide e spaventevoli perdono la loro potenza allo spuntare del sole. Il tuo futuro padre, temo, è il candidato ideale per una capriola mentale di questo genere.» «Dio, vuol dire che dopo tutto quel che ho fatto sarà capace di chiamarsene fuori?» «Anche con un aiuto sovrannaturale o extraterrestre, certi individui crollano. La mia conoscenza della psicologia umana mi induce a credere che con George McFly ci sarà sempre questo pericolo.» Marty sospirò. 12 ore più tardi stava ancora sospirando e tra un sospiro e l'altro imprecava contro George. Marty era andato a scuola presto, nonostante le ore di sonno perdute la notte precedente, ma non aveva visto neppure l'ombra di George McFly. Purtroppo non aveva una copia dei suoi orari e quindi era stato costretto a sprecare una quantità di tempo curiosando nelle aule, prima di scoprire che il suo futuro padre non era comparso. Ormai era quasi mezzogiorno e poteva solo augurarsi che si presentasse a scuola per le lezioni del pomeriggio. Una parte della sua mente, la più ottimista, sosteneva che George aveva trascorso la mattinata preparando la strategia per l'incontro con Lorraine, ma nel contempo sospettava che George avesse fatto marcia indietro. Dopo un po' ebbe la sorpresa di constatare che entrambe le ipotesi erano sbagliate. La scuola era ormai finita e Marty stava ciondolando nella piazza cittadina quando all'improvviso scorse George che veniva verso di lui. Correva, era ancora più scarmigliato e in disordine del solito e aveva gli occhi vitrei e stralunati. «George, ti senti bene?» L'altro si fermò e annuì. «Non sei venuto a scuola? Dove sei stato tutto il giorno?» «Mi sono svegliato adesso.» Marty restò a bocca aperta. Il cloroformio era così potente? Allora aveva rischiato di uccidere il suo futuro padre? Quel pensiero gli fece scorrere nelle vene un brivido di terrore. «A che ora sei andato a letto ieri sera?» chiese, imponendosi di mantenere un tono calmo. «Verso le 10 o le 11. Non so cosa sia successo. I miei hanno dormito fino a tardi e quando si sono alzati hanno creduto che fossi già uscito. Io ho fatto un sogno strano. Forse è stato per questo.» «Che genere di sogno?» «Lascia perdere. Fantasie, ecco tutto.» No, così non andava. George non poteva liquidare come fantasie il meticoloso copione che Marty aveva recitato. «Questo fesso sta già cercando di convincersi a non farne nulla», pensò. Ma proprio quando stava per disperare gli balzò alla mente un nuovo piano d'azione. «A proposito, hai visto per caso il disco volante questa notte?» «Che cosa?» gridò George stranulando gli occhi. «È stato verso l'1, dopo che tutti erano andati a letto. Forse è per questo che a scuola non se ne è parlato molto, però 10 o 12 ragazzi l'hanno visto e giurano che fosse nella tua zona.» «Davvero?» «Sì, ma non è successo niente di sensazionale. Il disco è rimasto librato sopra una casa per una decina di minuti e poi è ripartito come una saetta. Forse l'extraterrestre aveva bisogno di andare in bagno.» «Cripio! Peccato che tu non fossi sveglio. Avresti potuto trovare un'ottima ispirazione per i tuoi racconti di fantascienza.» George annuì. Un bagliore di energia gli brillò negli occhi. «Senti, devi aiutarmi. Voglio invitare Lorraine a uscire con me, ma non so come fare.» «Bene, eccola là, al bar gelateria.» Mentre si avviavano verso il ritrovo preferito della gioventù di Hill Valley, passarono rumorosamente accanto a loro due ragazzi, che si tenevano in equilibrio su assi alle quali erano inchiodati comuni pattini a rotelle e sovrastati da cassette per le arance. Marty sorrise nel vedere quei rudimentali prototipi dei futuri velocissimi skateboard. «Eccola là», disse dopo un momento.
Lorraine era in compagnia di due amiche, Betty e Babs. Erano sedute a un tavolo e parlavano tra un cucchiaino e l'altro dei loro gelati. All'avvicinarsi del momento della verità, George sentì vacillare la propria decisione. Dov'era l'aiuto che gli aveva promesso l'alieno? Aveva pensato che sarebbe stato molto più facile. In realtà era impacciato e nervoso, esattamente come si era sentito prima che l'apparizione notturna gli assicurasse un felice esito. Era possibile che gli extraterrestri fossero burloni ancora più sofisticati dei suoi simili? E se non lo erano, perché non gli fornivano la frase magica o lo slancio di energia che avrebbero dovuto permettergli di superare la prova? Marty intuì l'indecisione del suo futuro padre. «È molto semplice. Entra e invitala. Ti garantisco che non ti tirerà niente in faccia. Nel peggiore dei casi ti dirà di no». «Non è vero. Nel peggiore dei casi si metterà a ridere quando li inviterò al ballo o vomiterà». «Non lo farà, devi credermi». «Forse sarà meglio aspettare che sia sola. Sai bene come si comportano le ragazze quando sono insieme». «George, mancano pochissimi giorni al ballo. Probabilmente prima di domattina qualcun altro avrà invitato Lorraine. Forse questa è la tua ultima occasione». La minaccia fece effetto. George deglutì, annuì lentamente, si avvicinò di qualche passo all'entrata del bar gelateria. «Che cosa devo dire?» «Dille quello che ti viene naturale, quello che ti salta in mente». George trasse un profondo respiro e chiuse gli occhi. «Non mi salta in mente proprio nulla». «Cristo, è un miracolo che io sia nato, George». «Come?» «Niente». «Se almeno avessi qualcosa di intelligente da dire, mi sarebbe di grande aiuto». «D'accordo. Dille che il destino vi ha uniti e che è la più bella ragazza che tu abbia mai visto in vita tua. Alle ragazze piace questa roba. Stai cercando di prendermi in giro per caso?» George aveva tirato fuori dalla tasca un blocco per appunti e una matita e stava trascrivendo con la massima serietà le parole di Marty. «Oh no, prendo appunti. Voglio dire, sono frasi molto belle». «Beh, non recitarle come se fosse un discorso in nome di Dio. Almeno imparale a memoria». George annuì, rilesse le parole muovendo piano le labbra. «Bene». «Bravo, ora calmati. Vai e invitala. Sarà tutto finito in un minuto. A meno che lei ti inviti a passare la notte in casa sua». «Non c'è pericolo». Un attimo dopo entrò nel locale. Avanzò di una dozzina di passi verso Lorraine, poi dirottò improvvisamente in direzione del banco. Il banconiere si avvicinò in attesa dell'ordinazione. «Dammi un latte. Al cioccolato». Se si augurava che fosse necessario molto tempo, il bicchiere arrivò con deludente prontezza. Bevve un sorso per farsi coraggio e poi si lanciò verso il tavolo dove erano sedute le tre ragazze. «Oh, Lorraine! Il delfino ci ha uniti!» Lorraine alzò la testa e sentì le parole prima ancora di vedere chi le aveva pronunciate. Riconobbe il ragazzo che Marty le aveva presentato il giorno prima. Sembrava più o meno lo stesso, a parte i baffi lasciati dal frappè al cioccolato. Con uno sforzo riuscì a trattenere un risolino. «Cosa?» «Oh, volevo dire il mio de...» «Il tuo de?» «Ecco!» Completamente stordito, George si frugò in tasca per pescare gli appunti. Tanto per colmare il vuoto, Lorraine parlò. «Non ti ho già visto da qualche parte?» George sorrise beato. Finora Lorraine non aveva vomitato, non gli aveva riso in faccia e questo gli ispirava un grande ottimismo. Se almeno avesse rammentato quelle parole. «Sì, sono George, George McFly, sono il tuo delfino, cioè il tuo destino». Questa volta Lorraine ridacchiò e Babs e Betty la imitarono. Ma per George quel suono non fu demoralizzante come aveva temuto. Gli passò addirittura per la mente l'idea che secondo le ragazze si fosse impapinato apposta per farle divertire. Dopotutto le loro risatine non erano sarcastiche. Gli altri clienti seduti ai tavoli vicini probabilmente pensavano che avesse detto qualcosa di molto spiritoso e lo ammiravano per questo.
per la prima volta da quando si era addestato un'ora prima, coperto di un sudore gelido, George si convinse di avere effettivamente l'aiuto promesso dall'essere che gli era apparso la notte precedente in sogno, o forse in carne e ossa aliene. Si sentì inondare da una strana fiducia in se stesso. «Deciditi», pensò, «dille che vuoi accompagnarla al ballo e in un secondo sarà finita». «Lorraine», esordì con un'energia che sbalordì persino lui. «Voglio... McFly! Mi sembrava di averti detto di non farti più vedere qui!» Muggì una voce ben nota, che interruppe il discorsetto di George con la stessa ineluttabilità di qualcuno che avesse gridato al fuoco. Biff Tannen e i suoi fedelissimi erano sulla soglia. Tenevano le mani sui fianchi, guardavano George e sogghignavano. A passo lento e deciso, come quattro pistoleros che prendono possesso di una cittadina del West, avanzarono verso George McFly. Marty li aveva visti arrivare proprio nel momento peggiore, quando George stava per invitare Lorraine. «Questa non ci voleva!» Poi fece la sola cosa che poteva fare. Entrò dietro i quattro per poter intervenire in caso di necessità. George si era voltato a guardare Biff. L'espressione risoluta e felice lasciò il posto alla solita maschera d'avvilimento. «Bene, il fatto che sei comparso qui dopo che ti avevo detto di stare alla larga ti costerà un po' di soldi, McFly. Quanto hai in tasca?» Era una sopraffazione evidente e un chiaro tentativo di estorsione. Ma nessuno alzò un dito per intervenire in soccorso di George. Dopo un lungo istante, mise la mano in tasca ed estrasse il portafogli. Biff tese la mano tozza e avanzò di qualche passo, con un ghigno di maligna avidità. Poi, all'improvviso, la sua faccia sparì. Finì con il naso sul pavimento. Marty ritrasse il piede congratulandosi con se stesso. Quello era stato lo sgambetto più tempestivo della sua vita. Biff alzò il naso dalle piastrelle del pavimento. «Tu!» urlò e si alzò di scatto mentre un coro di risate risuonava nel locale. «Adesso ti spacco il muso!» Marty si piazzò, preparandosi all'azione. Biff si avventò e sparò una sventola di destro che Marty evitò senza fatica e controbatté con un sinistro allo stomaco e un destro alla tempia. Biff barcollò come un ubriaco, indietreggiò e andò a sbattere contro un tavolo. Appena videro che il loro capo era in difficoltà, stuzzicadenti, occhiali 3D e testa pelata avanzarono verso Marty. Per avere qualche possibilità dovrei essere Superman. Roteò di scatto sulla punta di un piede e sfrecciò fuori. I tre rimisero in piedi Biff e poi si lanciarono all'inseguimento. Quello è Calvin Klein! Voglio dire, è Marty! Oh mio Dio, è un amore! Gridò Lorraine alle due amiche. George McFly era rimasto in disparte, inchiodato dalla paura e dalla soggezione. Per fortuna nessuno lo guardò. Aveva gli occhi pieni di lacrime. «Accidenti! È andata male anche questa volta, nonostante l'aiuto degli extraterrestri. Sono un buono a nulla!» Marty uscì di corsa, esitò un momento all'angolo tra la seconda strada e Main Street, poi svoltò a sinistra e riprese a correre come il vento, inseguito da Biff e dai suoi tre scagnozzi. Biff era lento, ma due degli altri erano più svelti di Marty e stavano già riducendo le distanze. «La colpa era delle scarpe nuove», pensò Marty, rabbrividendo di dolore a ogni passo. Svoltò di colpo verso destra e tornò correndo in direzione della piazza. La manovra gli fece guadagnare un paio di passi, ma sapeva che era solo questione di tempo prima che quei due lo raggiungessero. Quando passò di nuovo davanti al bar gelateria, si accorse che quasi tutti i ragazzi e le ragazze erano usciti sul marciapiedi e gli gridavano frasi di incoraggiamento. Avrebbe barattato volentieri quel sostegno morale per un paio di amici decisamente tosti, ma non ce n'erano. Si era quasi rassegnato quando uno dei ragazzetti dei rudimentali monopattini svoltò da Hill Street su un percorso parallelo al suo. Abbrancò il veicolo, lo strappò letteralmente al ragazzetto e sferrò un calcio alla cassetta per arance. La staccò. Adesso ciò che restava somigliava a una specie di skateboard. «Scusa!» gridò saltando a bordo e girandosi verso il ragazzetto. «Te lo ridò subito, va bene?» Si diede una spinta nel momento preciso in cui due mani ostili si tendevano per afferrargli il collo. Un secondo più tardi era libero e stava saettando sul marciapiedi a velocità doppia di quella degli inseguitori. «Wow, guardate come fila!»
gridò il ragazzetto spodestato, incapace di frenare l'ammirazione. Che cos'è? Gridò un altro ragazzo mentre guardava Marty che si allontanava. Dopo mezzo isolato di vano inseguimento, i fedelissimi di Biff alzarono le spalle e tornarono indietro, lasciando ogni decisione al loro capo. Alla macchina! Ordinò Biff. I quattro si precipitarono sulla decapotabile che era parcheggiata lì vicino. Dopo pochi secondi partirono rombando con un gran stridore di pneumatici e sparirono in una nube di fumo nero. Marty, due isolati più in là, si voltò a guardare. La decapotabile stava riducendo le distanze. Stava addirittura per investirlo quando virò improvvisamente e saettò nella direzione opposta. Porco diavolo! Urlò Biff e premette il pedale del freno per invertire la marcia. Attento! Urlò testa pelata. Marty si era aggrappato al portabagagli di una macchina e ormai si stava allontanando a più di 60 km all'ora. L'automobilista, che non riusciva a scorgere Marty perché se ne stava acquattato, scosse la testa frastornato mentre passava davanti al bar gelateria. C'erano almeno 20 ragazzi sul marciapiedi e tutti applaudivano e acclamavano il suo passaggio. Come se avessi vinto una corsa! Mormorò stupidissimo l'automobilista. Lorraine, che aveva assistito a quasi tutta la scena, saltellava per l'entusiasmo. Marty le sfrecciò accanto in una pioggia di scintille sollevate dalle ruote. È un amore! Un vero amore! Dopo 10 secondi, transitò la decapotabile di Biff. Quasi tutti i giovani spettatori proruppero in fischi e boati all'indirizzo dei quattro cattivi lanciati all'inseguimento. Il guidatore della macchina che rimorchiava Marty svoltò a destra per dirigersi verso il tribunale. Biff guadagnò rapidamente terreno e ridusse le distanze fin quasi a sfiorare con il paraurti anteriore il sedere di Marty. Nell'attimo in cui la macchina passò nei pressi della concessionaria della Studebaker, Marty mollò la presa e sterzò bruscamente sulla destra. Biff, che procedeva con l'acceleratore a tavoletta, non ebbe il tempo di imitarlo e superò l'incrocio. Pigiò sul freno, imprecando, invertì la marcia e si avventò rombando sul marciapiedi davanti al tribunale per raggiungere la preda. I pedoni, terrorizzati, si buttavano a destra e a sinistra, correvano su per la scalinata o cercavano un rifugio dietro i cannoni della Prima Guerra Mondiale. Biff proseguì la caccia senza demordere e senza badare al terrore che ormai si era impadronito persino dei suoi tre compagni. Marty si rese conto troppo tardi di aver sottovalutato l'ostinazione maniacale di Biff. In fondo al crocicchio ebbe appena il tempo di vedere che il nemico era dietro di lui. Eseguì un'inversione di 180 gradi e, all'improvviso, sbilanciato, sul punto di cadere, tese le braccia e si ritrovò aggrappato al muso della macchina di Biff. Abbiamo preso quel figlio di puttana! Se non molla è spacciato! E se molla è spacciato lo stesso! Con un ghigno sadico, spinse Marty giù per Hill Street, passando davanti a Gaynor's Hideaway, dove i clienti erano corsi fuori per assistere alla scena. Poco più avanti c'era la T dell'intersezione con Main Street e la vetrina di un negozio di biciclette proprio di fronte. Biff decise di scaraventare Marty attraverso il cristallo. Se fosse accaduto il peggio, avrebbe raccontato al giudice che gli erano saltati i freni. Marty guardò la faccia malevola di Biff al di là del parabrezza e non poté far altro che deglutire. La velocità era così elevata che non avrebbe potuto deviare a lato senza che il paraurti della macchina lo colpisse in pieno. Oscillando sullo skateboard, continuò a tenersi aggrappato mentre cercava disperatamente una soluzione. Di solito c'era almeno una macchina della polizia che ronzava intorno a Town Square, ma naturalmente quel giorno brillava per la sua assenza. Davanti agli occhi di Marty passò fulmini alla visione della sua tomba, mentre Biff continuava a spingerlo inesorabilmente. C'era scritto Martin McFly, nato nel 1968, morto nel 1955. E adesso, mentre stavano per superare un grosso camion carico di letame, la situazione si aggravò ulteriormente. Stuzzicadenti brandiva una bottiglia di birra e si accingeva a scagliarla contro la testa di Marty. «Devo scendere qui!» urlò Marty. Spiccò un salto e mandò lo skateboard sotto la macchina. Nello stesso istante atterrò sul cofano. Senza rallentare, rimbalzò sopra le teste dei quattro persecutori, piombò sul baule e schizzò giù, proprio in tempo per rimettere i piedi sullo skateboard mentre passavano sotto di lui. «Porca!» ansimò Biff. I quattro inseguitori erano così sbalorditi che si girarono all'unisono sui sedili per guardare Marty. Una frazione di secondo più tardi sentirono uno schianto e furono scagliati verso l'alto, quando la macchina andò a sbattere a tutta velocità contro il camion del letame. La decapotabile restò sospesa nell'aria per un momento, poi si inclinò in avanti
e gettò Biff e i suoi fidi a capofitto nella fetida, viscosa massa scura. Dall'altra parte della piazza, dal bar gelateria, si levò un coro di evviva e di applausi, prontamente riecheggiato con entusiasmo dai clienti di Gaynor's che avevano assistito alla scena dalla parte opposta. Come una parata della festa dell'indipendenza, l'inseguimento aveva paralizzato ogni altra attività nel centro di Hill Valley. È meraviglioso! Non è la cosa più straordinaria che abbiate mai visto! Le due amiche annuirono, impressionatissime. George McFly assisteva allo spettacolo in preda a emozioni contrastanti. Era ben felice di vedere Biff e i suoi bravacci finiti nelle tame, ma avrebbe dato 10 anni della sua vita pur di essere stato lui a realizzare l'impresa. Marty accolse con un gran sorriso il tributo del pubblico al suo trionfo e si guardò intorno per cercare il ragazzetto al quale aveva sottratto il veicolo. «Mille grazie, amico», disse rendendoglielo con un gesto solenne. «Scusa se te l'ho scassato!» «Vuoi scherzare? Grazie a te!» Balzò prontamente sullo skate modificato e incominciò a provarlo. Mentre la folla si disperdeva poco a poco, anche l'altro ragazzetto tolse la cassetta d'arance dal suo veicolo per poter avere uno skateboard come quello dell'amico. Capitolo 11. Loren seguì con gli occhi Marty che si era incamminato per Main Street e si allontanava dalla scena delle sue prodezze. Ormai aveva deciso. Si rivolse a Babs. Puoi prestarmi la macchina? Sai che non è mia, è di mia sorella. Beh, non importa, sarò prudente. Perché la vuoi? Mi prometti che non lo dirai a nessuno? Babs annuì. Voglio seguire Marty per vedere dove abita. Fa tanto il misterioso. Babs ridacchiò. Capiva perfettamente. D'accordo, ti accompagno io. Bene, presto, prima che sparisca. Le due ragazze stavano andando a prendere la macchina di Babs quando Loren si trovò di nuovo faccia a faccia con George McFly. Salve. Aveva ancora i baffi di frappè al cioccolato. Loren distolse lo sguardo e disse bruscamente: Salve. Scusami, ma adesso devo proprio scappare. George le si affiancò. Mi basta un secondo. Volevo sapere se ti piacerebbe venire al ballo con me sabato sera. Il ballo? Oh, sì. Sì, allora accetti. No, volevo dire... sì, appunto. Il ballo è sabato. Come vola il tempo, eh? Già... Dunque? Mi dispiace, avevo preso una specie di impegno, ma ancora non so di preciso. E come è possibile? È molto complicato, ma se questa faccenda non fosse andata in porto, forse sarei venuta al ballo con te. George la interpretò come una risposta positiva, nonostante tutto. Forse se io... cioè se... aspettassimo un giorno o due. Oh no, non sarebbe giusto nei tuoi confronti. Ma tu sei l'unica ragazza che voglio portare al ballo, ribatté George per quanto si vergognasse di mettere così in mostra i suoi sentimenti. Ti ringrazio, sarà per la prossima volta. Ma il prossimo ballo sarà in primavera. Ebbene, se viene l'inverno, può forse tardare la primavera? Mormorò graziosamente lei, che aveva appena imparato quel verso nella lezione di letteratura. Sì, ma l'inverno non è neppure arrivato, protestò George senza troppa convinzione. Comunque mille grazie per l'invito. Ci vediamo. Sì. E pulisciti la bocca. Loren se ne andò. George rimase sul marciapiede a tastarsi il labbro superiore. Le candele che fungevano da lampioni erano il tocco più simpatico, pensò Doc, mentre indietreggiava di qualche passo per ammirare il suo lavoro. «Molto bene! Magari lo terrò fino a Natale. Mi servirà come decorazione!» Aveva trascorso gran parte del pomeriggio pianificando e costruendo un plastico della Town Square di Hill Valley,
era disposto su una grande tavola di compensato e consisteva principalmente di un pezzo di legno al quale era fissato un orologio da polso, in rappresentanza della torre del tribunale, con un parafulmine, o più precisamente un chiodo, fissato alla sommità. Un filo metallico andava dal parafulmine a un punto tra due lampioni, dalla parte opposta della piazza. Presso i lampioni stava un'automobilina a molla, con un pezzetto di filo metallico che emergeva dalla parte posteriore. Al filo era attaccato un gancio. Doc Brown consultò un foglio pieno di statistiche e di calcoli e annuì. Ormai era certo che avrebbe funzionato. «Bene!» disse quando entrò Marty. «Ora posso spiegarti tutto! E a te com'è andata con il romanzo d'amore a puntate tra George e Lorraine?» Marty sospirò. «Ci siamo avvicinati un po' di più, è tutto quello che posso dire. Però ho avuto un piccolo scontro con Biff Tannen e tre dei suoi scagnozzi e ho corso il serio pericolo di morire stritolato.» «Tutto qui! E come è finito lo scontro?» «I quattro sono finiti in un mucchio di merda. Devo ammettere che me la sono cavata piuttosto bene.» «Naturalmente, tu puoi contare su 30 anni di tecnologia avanzata in più!» «Uff, stavo scherzando! Vieni qui e dai un'occhiata!» «Sicuro? Cosa cavolo è?» «È il mio metodo geniale per rimandarti nel 1985!» «Bene, dimmi tutto!» Doc Brown spiegò la nomenclatura del plastico e descrisse come avrebbe dovuto funzionare. «Vedi? Noi piazziamo un parafulmine sulla torre dell'orologio, poi tendiamo un cavo elettrico di tipo industriale dal parafulmine all'altra parte della strada, naturalmente dopo aver attrezzato la tua macchina con un grosso gancio collegato al flusso canalizzatore.» Prese l'automobilina a molla e la caricò. «Tu sarai qui dentro! A un segnale ti avvierai per la strada verso il cavo e accelererai fino a 88 miglia all'ora!» Doc Brown posò l'automobilina su un lato del plastico e il veicolo giocattolo corse verso il filo teso. Quindi prese un filo scoperto inserito in una presa della corrente diretta e l'accostò al chiodo che rappresentava il parafulmine. «Poi cade il fulmine che elettrifica il cavo giusto in tempo per...» Il filo toccò il chiodo. Nell'attimo in cui l'antenna dell'automobilina agganciò il cavo, il minuscolo veicolo si incendiò e volò via dal piano di compensato. C'entrò in pieno una tenda, rotolò verso il pavimento e sparse l'incendio. Nel volgere di una frazione di secondo, la tenda divenne una massa di fiamme e di fumo. Doc Brown si precipitò nell'angolo opposto della stanza, afferrò un estintore e spense prontamente il piccolo incendio. «Bene», disse Marty quando tutto fu finito. «Mi fa piacere che abbia trovato il sistema giusto. Perché non mi dai fuoco subito invece di trafficare tanto?» «È una dimostrazione teorica!» rispose Doc Brown con un'alzata di spalle. «Sarà molto diverso con una macchina che tu puoi controllare e un flusso canalizzatore che converte il fulmine in energia, anziché farlo disperdere liberamente come questo modello. O almeno, spero che vada proprio così.» «Mi ispira davvero una grande fiducia, Doc», osservò Marty con un sorriso cupo. «Credimi, dovrebbe funzionare.» «Già, dovrebbe.» «Beh, come posso garantire che funzionerà? È un esperimento scientifico, ragazzo mio, qualcosa che viene tentato per la prima volta. Non c'è nulla di sicuro al 100%. Prendi la parte più semplice del piano, per esempio. Il fatto che tu attraversi Town Square alla velocità di 88 miglia all'ora nel momento esatto. Non è garantito neppure questo. Immagina che una vecchietta scenda dal marciapiede al momento sbagliato. Immagina che un'auto della polizia ti tagli la strada. Immagina che quella tua magnifica automobile si rompa durante la corsa. Immagina che tu non agganci il cavo o che il fulmine cade in anticipo o in ritardo. Immagina che il giornale abbia pubblicato l'ora inesatta. Immagina...» va bene, Doc. Ho capito. È un grosso rischio in tutti i casi.» «Non preoccuparti. Al fulmine ci penso io. Tu occupati del tuo vecchio.» Marty sospirò. Tirò fuori per l'ennesima volta la foto di famiglia. Suo fratello Dave era completamente sparito e la testa di Linda era in parte oscurata. «Cribbio, poi toccherà a me.» Bussarono alla porta. Doc Brown e Marty si scambiarono un'occhiata ansiosa. «Biff, deve essere uscito dalla merda e mi ha seguito.» Si guardò intorno alla ricerca di una spranga di ferro o di qualche altro corpo contundente, mentre Doc Brown correva a sbirciare dalla finestra. Marty lo sentì borbottare. «Peggio!» disse l'inventore tornando indietro di corsa. «Presto, copriamo la macchina del tempo!»
Mentre buttavano un telone sulla DeLorean, Doc continuò. «E tua madre? Gli hai detto dove abiti?» «No, non sono mica matto!» «Allora ti ha pedinato! Figliolo, quella ha davvero le scalmane!» Bussarono di nuovo. «Dobbiamo farla entrare!» «È meglio! Credo che mi abbia visto quando ho guardato fuori! Comunque, se ti ha seguito fin qui, probabilmente sa che ci sei!» Marty andò alla porta e fece entrare Lorraine. «Ciao!» Voglio dire, Lorraine, come hai fatto a trovarmi?» «Ti ho seguito!» «Perché?» «Volevo sapere dove abiti!» «Sì, mi sembra abbastanza logico!» Lorraine si guardò intorno e sorrise a labbra strette. «Oh!» disse Marty scostandosi. «Questo è mio zio Brown!» «Tuo zio Brown?» «Emmett!» «Salve!» Lorraine rivolse di nuovo lo sguardo su Marty. Trasse un profondo respiro e attaccò un discorsetto che evidentemente aveva preparato in anticipo. «Marty, forse ti sembrerò un po' sfacciata, ma speravo che mi accompagnassi al ballo in canto sotto il mare sabato prossimo.» Marty avrebbe dovuto essere preparato a quella proposta, ma non lo era. Si schiarì la gola nervosamente e si guardò i piedi. «Non so se potrò... Vedi, con tutte le corse di questo pomeriggio, temo di essermi storto la caviglia.» «Sei tornato a casa senza nessuna difficoltà?» «Sì, lo so, ma mi è successo altre volte. So già che domani mattina mi farà un male tremendo e probabilmente mi costringerà a restare a letto una settimana.» «Non ti credo.» I suoi occhi si velarono. «Credo che sia una scusa per non accompagnarmi al ballo.» «No! Non è questo, è che... Ecco, io ballo malissimo, sono molto goffo e mi sento in imbarazzo.» Si interruppe, augurandosi con tutte le sue forze di avere un'aria debitamente inetta. «Non siamo obbligati a ballare. Se ti vergogni non importa, ma secondo me sei troppo modesto. Uno che è stato capace di muoversi sui pattini come hai fatto tu questo pomeriggio deve essere agile e abilissimo.» Era un argomento valido. E Marty preferì non tentare di confutarlo. «Sai benissimo chi è che ci terrebbe tanto ad accompagnarti al ballo e sono convinto che con lui te la intenderai. George McFly.» «Immaginavo che avresti detto così.» «Perché credo sia vero. Credo che tra voi due ci sia la reazione chimica giusta. Forse ancora non te ne sei accorta, ma arriverà.» «Può darsi, ma perché? La reazione chimica... la sento molto più con te. E comunque George mi ha già invitata e io ho rifiutato.» «Che cosa hai fatto? Ti rendi conto del coraggio che ci è voluto a quello per invitarti? È stato come gettarsi con il paracadute o salire sul ring ad affrontare Muhammad Ali.» «Chi?» «Rocky Marciano.» «Oh, beh, non posso preoccuparmi di questo. George non è il mio tipo. È abbastanza carino e tutto, ma... ecco...» Si avvicinò a Marty, sfiorandogli il mento con la testa. «Io penso che un uomo debba essere forte. Uno che si sa difendere e sappia proteggere la donna che ama. Tu no?» «Io no che cosa?» Lorraine scosse la testa con un movimento irritato. «Rispondimi sì o no. Ed è meglio che mi risponda di sì. Perché se alla festa non mi ci porti tu, non mi ci porterà nessun altro.» Marty sospirò. L'espressione di Lorraine diceva chiaro che non stava bluffando. Si voltò a guardare Doc Brown, confuso e avvilito. «Sembra proprio che ci tenga a venire con te, figliolo. È meglio che rispondi sì.» «Sì.» «Oh, grazie.» Lorraine sorrise e si alzò in punta di piedi per baciargli la guancia. «Vedrai, non te ne pentirai.» Poi girò sui tacchi, corse fuori, si fermò un attimo a salutare con un cenno e sparì. «Un bel disastro.» «Complica la situazione, ma almeno se andrà al ballo con te vuol dire che ci sarà. Adesso dobbiamo trovare il sistema di portarci anche George, in modo che quei due possano scoprire l'amore e l'incanto sotto il mare. Qualunque cosa voglia dire.» «Oddio, quindi dovrò convincere mio padre ad andare al ballo da solo. Oppure dovrei trovargli un'altra ragazza.» «Doc,
Sarai un genio con i flussi canalizzatori, l'elettricità e il continuum spazio-temporale, ma quando dici che dovrei trovare un'altra ragazza per quel pappamolle con così poco tempo a disposizione, davvero pretendi l'impossibile? Il giorno seguente, poco dopo l'ora di pranzo, Marty abbordò George. Ciao e congratulazioni. Congratulazioni? E perché? Perché vai al ballo con Lorraine. Gliel'ho chiesto stamattina e mi ha detto che il fortunato sei tu. Marty esalò un respiro di stanchezza. Devo spiegarti una cosa. Ha accettato di venire alla festa con me solo perché sapeva che ci saresti stato anche tu. Com'è possibile? Se voleva, al ballo poteva venire con me. Ha le idee un po' confuse e così si trova in difficoltà. Sai cosa succede quando qualcuno vuol comprare qualcosa ma vuol spuntare un prezzo conveniente? Fa finta di trovare una quantità di difetti o dice addirittura che non vuole quell'oggetto, mentre in realtà gli muore dietro. George annuì. Beh, anche con Lorraine è così. In fondo vuole te, ma non vuole che tu lo sappia. E forse neppure lei se ne rende del tutto conto, per ora. Ma puoi credermi, vuole che tu venga al ballo, così voi due potrete mettervi insieme. Metterci insieme? Io ci sto, ma perché non me l'ha chiesto? Perché non ha detto sì quando gliel'ho chiesto io? Certe donne sono disposte ad accettare qualcosa solo se sembra un caso. E questo collima con ciò che ho appena detto. Non vogliono ammettere di volere ciò che vogliono in realtà. Ecco perché ha invitato me. Non è me che vuole, George, vuole te. Adesso non dobbiamo far altro che farglielo capire. E come possiamo riuscirci? Tanto per cominciare, le faremo vedere che non sei un vigliacco. Ma io credo di esserlo. No, George, ognuno ha qualcosa per cui è disposto a battersi e io credo che nel tuo caso si tratti di Lorraine. Sì, ma quando compare Biff... Allora dovremo insegnarti a cavartela anche in questo caso. Incominceremo questo pomeriggio, appena sarà finita la scuola. George trasse un profondo respiro e annuì. Un barlume di speranza sembrava brillargli negli occhi. 4 ore più tardi, i due ragazzi si ritrovarono nel giardinetto dietro la casa di George. Marty aveva portato un rudimentale punching ball da allenamento, una sacca di tela riempita di indumenti fino a renderla dura come il sasso. Dopo aver impiegato diversi minuti nel tentativo di insegnare a George come si tiravano ganci e diretti, si offrì come bersaglio. «Colpiscimi allo stomaco! Su, avanti!» e abbandonò le braccia lungo i fianchi. «Ma io non voglio colpirti allo stomaco!» «Non temere, non mi farai male, dammi un pugno!» «Senti, io non sono un pugile!» «Quante volte devo spiegartelo? Sappiamo benissimo che non sei un pugile, lo sai tu, lo so io...» «E lo sa Biff!» «Non pensare a Biff! L'importante è che non lo sappia Lorraine!» Ecco perché dobbiamo farti apparire come un tipo che sa lottare, capace di difendersi e di proteggerla. Ma io non ho mai fatto a pugni in vita mia. Ma non devi fare a pugni, pa... Voglio dire, George, stai accorrendo in aiuto di Lorraine. Mi sembra così stupido. Ma alle ragazze queste cose piacciono. Dunque, adesso ripassiamo il nostro piano. Tu dove sarai alle 8:45? Al ballo. E io dove sarò? Nel parcheggio con Lorraine. Benissimo. Dunque, verso le 9, lei si arrabbierà moltissimo con me. Perché? Come perché? Perché si arrabbierà con te? Perché io diventerò intraprendente e le ragazze per bene si arrabbiano se i giovanotti cercano di fare certe cose. Oh, vuoi dire che... Marty annuì. Una strana espressione di mestizia passò sulla faccia di George. «E se ti lasciasse fare?» «Come puoi dire una cosa simile? Non soltanto è una ragazza per bene, ma è anche mia...» «Sì?» «Mia amica. Non sarei mai capace di saltarle addosso.» «Sei proprio sicuro?» chiese George socchiudendo gli occhi. «Voglio dire, è così carina. Bisognerebbe essere di pietra per dire di no a Lorraine. Puoi escludermi. Dunque, torniamo al piano, d'accordo? Sarà tutta una commedia, quindi non preoccuparti. Ricorda semplicemente che alle 9 in punto tu passerai dal parcheggio e ci vedrai.
ci vedrai lottare in macchina. Tu accorri, spalanchi la portiera e cosa dici? Le labbra di George si aprirono, ma non ne uscì il minimo suono. Devi mostrarti un po' più energico, George. Non riesco a pensare. Accidenti. Non dovresti avere neppure bisogno di pensare. Ti trovi faccia a faccia con un tizio che sta palpando la ragazza dei tuoi sogni. Dovrebbe essere una reazione automatica. Già, hai ragione. Sentiamo quello che dovrai dire, George. George mosse le labbra esageratamente, come il cattivo di una vecchia operetta, e sibilò: Ehi tu, porco, levale le mani di dosso. Poi ritornò di colpo l'espressione abituale e chiese: Devo dire anche porco? Certo. Poi mi dai un pugno allo stomaco, io vado al tappeto e tu e Lorraine vivrete per sempre felici e contenti. A sentirti parlare è così facile. Vorrei non avere tanta paura. Paura di che? Non lo so, magari ti colpirò troppo forte, ti farò male e allora ti arrabbierai e mi pesterai. Credimi, George, puoi pestarmi forte quanto vuoi, non reagirò. Forse Lorraine capirà che è una commedia. Ecco perché dovrai essere convincente, devi colpirmi davvero. Su, prova. D'accordo. Mentre Marty rimaneva immobile, George trasse un profondo respiro e gli tirò un pugno allo stomaco con la stessa energia con cui avrebbe allontanato una mosca. No, George, metti un po' più di fiducia in te stesso in quel pugno, un po' di impegno, un po' di rabbia. Su, avanti, puoi farcela. George sferrò un altro pugno, un po' più sentito del primo, ma non di molto. Comunque sembrava soddisfatto. Come ti è sembrato questo? Piuttosto buono, eh? Beh, credo che dovremo accontentarci. Marty alzò le spalle. Sai cosa devi fare? Allenati. Appese la sacca alla sbarra di sostegno della corda del bucato, indietreggiò di un passo e sfoderò un poderoso uppercut. La sacca oscillò all'indietro di una trentina di centimetri. Adesso prova tu. Sicuro. Sferrò un pugno alla sacca, poi un altro. Non erano pugni da campionato del mondo. Tuttavia Marty notò che stava imparando. Mettici più rabbia, rabbia! Giusto, rabbia! Sferrò un colpo con tutte le sue forze. Sbagliò a valutare l'oscillazione del sacco improvvisato e lo mancò completamente. Il pugno passò accanto al bersaglio predestinato e centrò in pieno l'albero che c'era dietro. Ah! Maledizione! Bravo! Questa è rabbia autentica! Agitò una mano in segno di saluto. Ci vediamo più tardi! George lo guardò allontanarsi. Bruciava di collera per la propria inettitudine. La mano destra gli faceva un male tremendo, ma la frustrazione era più forte del dolore. Strinse a pugno la mano sinistra, avanzò di due passi e sferrò un colpo poderoso al sacco che ondeggiava lentamente. La scossa dell'impatto gli scorse nel braccio. D'istinto si rese conto di averne fatta una giusta. Ma non era preparato alla vista del sacco che si staccava dalla corda del bucato, prendeva il volo verso l'alto e sfondava una finestra di casa. George pensò alle possibili conseguenze di quel vetro rotto e fece ciò che faceva sempre in simili situazioni. Fuggì. Previsioni del tempo per questa sera. Nail Valley e dintorni, venti freddi da sud-ovest, cielo prevalentemente sereno. All'aeroporto prevedono la possibilità di un temporale, anche se sembra che la stagione sia troppo inoltrata. Il Servizio Meteorologico degli Stati Uniti comunica che la temperatura scenderà questa notte intorno ai 10 gradi, ma non di più. Quindi, buona serata a tutti. E adesso cediamo di nuovo il microfono a Bill Sharp, che per 45 minuti ci farà ascoltare Eddie Fisher e Patti Page. I suoni che uscivano dalla radio della Packard di Doc Brown venivano uditi solo dai pochi abitanti di Hill Valley che passavano accanto alla sua macchina quel sabato sera. Doc Brown era ritto su una scala pioli all'angolo tra la seconda strada e Main Street ed era intento a collegare l'estremità di un cavo a un'estensione fissata a uno dei lampioni. La Packard era ferma a qualche metro dai lampioni e dietro la Packard, coperta da un telone, c'era la DeLorean. Fischiettando sommessamente, Doc Brown completò il collegamento e si voltò a guardare il tribunale. Il cavo che aveva finito di installare oscillava dolcemente nella brezza leggera.
150 metri di costosissimo cavo industriale che andava dal parafulmine in cima alla torre fino al collegamento appena sistemato. «Ecco!» annunciò abbassando lo sguardo su Marty che attendeva ai piedi della scaletta. «Adesso siamo pronti! Però non mi sembra che si stia preparando un temporale e le previsioni del tempo annunciano freddo e sereno. Sei sicuro che il temporale ci sarà?» «Doc, da quando in qua un meteorologo riesce ad azzeccare una previsione del tempo?» «Hai ragione!» Brown sorrise e tirò di nuovo i cavi per assicurarsi che fossero fissati saldamente. Borbottò soddisfatto e scese dalla scala Pioli. «Sai, Marty, io... ecco, mi dispiacerà vederti andar via. Hai cambiato la mia vita. Mi hai dato uno scopo. Sapere che vivrò fino al 1985. Che riuscirò a realizzare tutto questo. Che avrò una possibilità di viaggiare nel tempo. Ecco, sarà dura aspettare 30 anni prima che possiamo parlare di tutto ciò che è successo negli ultimi giorni. Mi mancherai. Anche tu mi mancherai, Doc. Però può darsi che tu non mi riveda più, capisci? Se andasse storto qualcosa con quello, potrebbe darsi che io non ci fossi nel 1985 o in nessun altro anno del calendario. Brown annuì, molto serio. Non è troppo tardi per cambiare idea, sai? Perché non rimani qui? Potremmo lavorare insieme sui progetti. No, grazie, Doc. Se non sistemo tutto con i miei genitori e non faccio ritorno al 1985, sconvolgerò la vita di troppa gente. Devo augurarmi che il tuo esperimento funzioni. In fondo, tutte le altre cose che hai fatto hanno dato esito positivo, escluso l'analizzatore delle onde cerebrali. Non parlarmene! Ancora una volta Marty rivide con gli occhi della mente l'immagine di Doc Brown ucciso dalle raffiche del terrorista e ancora una volta provò l'impulso di metterlo in guardia. Che male poteva fare? Dopotutto, quando i terroristi erano apparsi sulla scena, la macchina del tempo di Doc Brown era già un successo, quindi la storia non sarebbe cambiata. Se l'inventore fosse sfuggito alla loro vendetta, avrebbe avuto semplicemente qualche anno in più a disposizione per godersi i frutti del suo lavoro. E magari per viaggiare un po' avanti e indietro nel tempo. Sarebbe stato tanto terribile? Marty concluse che non sarebbe stato terribile per nulla. Doc, a proposito del futuro, anche questa volta lo scienziato alzò la mano. No, Marty, ragazzo mio, non dire altro. Abbiamo già stabilito che conoscere il futuro può essere estremamente pericoloso. Anche se le tue intenzioni sono ottime, potresti causare un contraccolpo drastico. Qualunque cosa tu voglia dirmi, lo scoprirò seguendo il corso naturale del tempo. Marty si rese conto che era inutile discutere, ma voleva mettere in guardia comunque il suo amico. Già, Doc, capisco. Senti, io vado a prendere una tavoletta di cioccolato, vuoi qualcosa? No, grazie. Marty entrò nel caffè vicino. Comprò una barretta di Mars dal banconiere che continuava a guardarlo facendo smorfie. Prese un foglio e una busta. Sedette a un tavolo e scrisse un breve messaggio per Doc. Caro dottor Brown, il giorno del mio viaggio nel tempo, tu sarai ucciso dai terroristi. Prendi le precauzioni necessarie per evitare questo terribile disastro. Il tuo amico Marty. Rilesse un paio di volte, piegò il foglio, lo mise nella busta, la chiuse. All'esterno scrisse non aprire fino al 1 ottobre 1985. Doc Brown intanto stava sistemando un ultimo cavo tra i due lampioni. Mentre pasticciava allegramente con quella proprietà pubblica, un poliziotto si staccò dalla sede della Bank of America e venne a curiosare. «Oh, oh», mormorò Marty che in quel momento usciva dal caffè. «Ci manca solo un piedipiattificanaso». Si incamminò verso i due uomini, ma poi cambiò idea. Doc Brown se la sarebbe cavata meglio da solo. E nel frattempo lui avrebbe avuto modo di portare a termine la sua missione misericordiosa. Si avvicinò alla DeLorean ricoperta dal telone e prese l'impermeabile di Doc, abbandonato sul cofano. Una tasca interna era meglio, pensò. Il suo amico non ci avrebbe messo le mani per un giorno o due. Infilò la busta nella tasca interna a sinistra e ributtò l'impermeabile sulla macchina. Ma proprio in quell'attimo fu colpito da un dubbio. E se Doc non avesse mai usato quella tasca e non avesse mai trovato il messaggio, non sarebbe stato meglio metterlo nel cassetto della Packard? Indietreggiò di un passo verso la DeLorean.
No, non cercare di battere in astuzia al destino. Se Doc deve trovare il biglietto, lo troverà. Altrimenti non lo troverà, qualunque cosa io faccia. Si avvicinò un po' di più ai due uomini per ascoltare ciò che dicevano. Il poliziotto continuò a guardare a lungo. Poi, finalmente aprì la bocca. Buonasera, dottor Brown. Cosa ci fa con quel cavo? Oh, è soltanto un piccolo esperimento meteorologico. Se funzionerà, la città ne trarrà un notevole beneficio. Davvero? Sicuro! E lì sotto cosa c'è? Chiese il poliziotto indicando la DeLorean. Doc Brown non batté ciglio. Era un vero artista. Un nuovo apparecchio meteorologico particolarmente sensibile. A me sembra un'automobile. Beh, sì, ha le ruote. Deve averle, se no come farei a muoverla? Comunque, agente, perché me lo chiede? Che differenza c'è se è una macchina o un laboratorio portatile? Se è una macchina, è in divieto di sosta. Ecco lì la linea rossa. Sì, signore, non lo farò più. Anche se non è una macchina in realtà, ma se non le dispiace, per il momento avrei bisogno di lasciarla dov'è. Ormai aveva ultimato il lavoro. Scese dalla scaletta e rivolse al poliziotto un sorriso cordiale. Ha l'autorizzazione? Chiese quello, senza ricambiare il sorriso. Certamente! Doc Brown si frugò in tasca, estrasse il portafogli e tirò fuori un biglietto da $50. Un'autorizzazione emessa da Washington! Non darà fuoco a niente questa volta, dottor Brown? Domandò il poliziotto. Si guardò intorno nervosamente e lasciò che lo scienziato gli mettesse tra le dita la banconota. No, signore! Questo esperimento è un gioco da ragazzi! In tal caso, buona fortuna! Grazie, agente! Il poliziotto fece un cenno di saluto. Riattraversò la strada e continuò a controllare gli ingressi dei negozi lungo la seconda strada. Bravo! Per un minuto ho avuto paura che una delle tue tante variabili stesse per fregarci. L'ho temuto anch'io! Disse Doc Brown e diede un'occhiata all'orologio. Senti, ragazzo mio, è meglio che tu vada a prendere tua madre e ti muova. Sì, credo che sia meglio. Sei un po' pallido, ti senti bene? Per la verità, Marty non si sentiva troppo bene. C'erano tante cose da fare e non poteva permettere che niente andasse storto. Innanzitutto doveva far incontrare i suoi genitori e poi partire al momento giusto, raggiungere la velocità più elevata che nessuno avesse mai segnato su Main Street e augurarsi che i calcoli di Doc fossero esatti. Per la prima volta aveva la sensazione nettissima di essere in equilibrio su una corda tesa fra tre mondi diversi, il 1985, il 1955 e la morte. Se il fulmine non avesse fatto il suo dovere esattamente come il plutonio, Marty sarebbe andato a sfracellarsi contro il muro posteriore della sede della Bank of America, o forse lui e la DeLorean sarebbero stati scagliati in un'imperfetta orbita spazio-temporale che li avrebbe depositati nel Kansas, in Afghanistan o a Irkutsk. Ma stranamente sapeva che avrebbe avuto il coraggio di affrontare quell'eventualità. Lo preoccupava molto di più avere a che fare con i suoi genitori e soprattutto con sua madre. «Cosa c'è?» chiese Doc Brown che si era accorto del suo turbamento. «Non lo so. Credo sia la storia con mia madre. Non so se potrò farcela.» «Perché? Qual è il problema?» «Il problema è aggredirla.» «Aggredirla? Non avevi parlato di picchiarla? Credevo che dovesse essere George a picchiare te.» «Beh, non è quello che intendevo. Volevo dire saltarle addosso per... mi capisci?» «Sì, prenderti qualche libertà.» E cosa c'è di tanto terribile? È mia madre! Non lo è ancora! Non c'è nessuna differenza! Sì, ti capisco. Ma se consideri la cosa da un punto di vista pratico, in futuro sarai molto più vicino a lei di quanto lo sarai stanotte. Sì, ma da neonato. Non capisci, Doc? È una faccenda che potrebbe scombinarmi definitivamente. E come? Scusa la mia stupidità, ma... E se tornassi nel futuro e finissi per diventare gay... Sembra una cosa da niente, ma è una faccenda che può cambiare la vita di un uomo. Capisco, ma c'è una differenza. Farlo per piacere è una cosa. Farlo per uno scopo importante e morale è molto diverso. Perciò non credo che ti rovinerai la psiche. Soprattutto se considererai le tue azioni più o meno come se le medicassi una gamba dopo un incidente. Marty si rianimò un pochino. Oppure praticare la respirazione bocca a bocca. Appunto, qualunque cosa sia. E adesso sarà meglio che vada. Marty annuì, mosse un passo e si fermò di nuovo.
Sopraffatto dall'impulso improvviso, tirò fuori il portafoglio e guardò la foto di famiglia. Di sua sorella Linda erano rimasti soltanto i piedi. «Doc, mi è venuto un dubbio. Se incominciassi a sparire anch'io da questa foto prima che abbiamo finito, credi che quando la testa sparirà il mio cervello smetterà di funzionare?» Doc Brown lo guardò negli occhi e rispose senza la minima esitazione. «Non ne ho la più pallida idea!» Capitolo 12. Il ballo Incanto sotto il mare era ormai in pieno svolgimento. La palestra delle superiori di Hill Valley sembrava ancora sostanzialmente una palestra, ma c'erano abbastanza addobbi per creare una gradevole illusione. Le luci erano azzurre e c'erano riflessi d'argento creati da modellini pensili di vetro intagliati a forma di pesce. Contro le pareti erano allineate varie attrazioni di cartapesta. Una nave affondata, alcune grotte sottomarine, uno scrigno del tesoro, masse di alghe e un palombaro appeso a un lungo cavo che scendeva dal soffitto. Come simbolo dell'humor contemporaneo, in un angolo troneggiava un armadietto da spogliatoi con la scritta Davy Jones. Sul palco c'era l'orchestrina, Marvin Berry e gli Starlighters. Tutti e cinque erano di colore. Un batterista, un pianista, un sassofono e un basso, mentre Marvin suonava la chitarra e cantava. In quel momento stavano eseguendo una canzone popolarissima, tratta dal film Tre soldi nella fontana. Sulla pista, centinaia di ragazzi e di ragazze, vestiti con eleganza, si tenevano abbracciati e si muovevano al ritmo torpido della musica. A sorvegliarli, con sorrisi di simulato divertimento, stavano i tre angeli custodi nominati dalla direzione della scuola, l'inevitabile Gerald Strickland, che stava ritto e impalato e si guardava intorno continuamente, un panciuto professore d'algebra e geometria, Dexter Gore, e la bibliotecaria, Deborah Chambers. L'occupazione principale di Strickland sembrava essere cercare con gli occhi il minimo presagio di guai o mani che si muovessero in modo troppo indiscreto. Gore badava soprattutto a ingozzarsi al rinfresco quando nessuno lo guardava e la signorina Chambers si era assunta il compito di dare la sveglia alle ragazze che facevano da tappezzeria. «Su, alzatevi e camminate per la sala e parlate un po', signorine!» ripeteva a intervalli irregolari. «Ricordate, un corpo in movimento è più seducente di uno seduto!» Tra i pochi maschi che facevano da tappezzeria c'era George McFly. Aveva l'aria di trovarsi molto a disagio con quel colletto strettissimo, lo smoking bianco e la cravatta a farfalla. Stava quasi sempre immobile a guardare gli altri che ballavano, ma ogni tanto si agitava a tempo con la musica. Cercava di non pensare troppo a Lorraine, che gli sembrava ancora più bella del solito, e soprattutto cercava di non pensare alla scena precombinata che sarebbe dovuta iniziare alle 9. «Come diavolo mi sono lasciato coinvolgere in questa storia? Vorrei tanto essere a casa mia!» Naturalmente avrebbe potuto andarsene, però Marty l'aveva già visto e gli aveva strizzato l'occhio con fare d'intesa. Ormai filarsela avrebbe richiesto più coraggio che restare e perciò George rimase. «Presto sarà tutto finito», si ripeteva per consolarsi. «Magari funzionerà, magari no, ma almeno non sarà più imbarazzante di certi problemi che hai avuto con Biff». Tre soldi nella fontana terminò e fu immediatamente seguito da un ballo veloce. Marty, sulla pista, diede un'occhiata all'orologio. Erano le 8:45. Il momento di cominciare era venuto. «Andiamo a sederci un po', va bene?» disse a Lorraine. Lei annuì con un sorriso seducente e si avviò verso la fila di sedie che fiancheggiava la pista. Marty la pilotò abilmente verso la porta. «È meglio fuori!» «Hai ragione.» Raggiungere il parcheggio era più facile a dirsi che a farsi. Gerald Strickland teneva d'occhio quelli che lasciavano la palestra e teneva conto della durata dell'assenza. Sembrava avesse nella testa un calcolatore che gli indicava esattamente chi non c'era e da quanto era fuori. Perciò Marty e Lorraine dovettero indugiare accanto all'ingresso in attesa che Strickland guardasse dall'altra parte. Erano le 9:10 quando salirono sulla Packard di Doc Brown. «Ti dispiace se
Parcheggiamo per un po'. No, al contrario. Mi piace parcheggiare. Ecco, non so, a certe ragazze non piace. Beh, lo sai. Marty, ho quasi 18 anni. Vuoi che non abbia mai parcheggiato? Si accostò sul sedile, vicinissima, e gli mise la mano sulla gamba. Marty si sentì avvampare. Marty, sei nervoso? C'è qualcosa che non va? No! Di solito sei così sicuro di te, come quando hai dato il fatto loro a Biff e ai suoi amici. Però ho sentito dire che molti uomini forti e taciturni sono così. Diventano un po' nervosi quando sono vicini a una donna. No, no! Beh, per ogni eventualità, perché non bevi un sorso di questo? Ti aiuterà a rilassarti. Aprì la borsetta e tirò fuori una bottiglia di gin da mezzo litro. Marty restò senza fiato. Sua madre. Sua madre adolescente. Era più di quanto potesse tollerare. Cosa ci fai? La sto aprendo. Ma dove l'hai presa? Oh, l'ho fregata nell'armadietto dei liquori di mia madre. Posò il tappo sul cruscotto, rovesciò la testa all'indietro e bevve un sorso. Loren, è la prima volta che lo fai? Stare in macchina con un ragazzo, bere un po' di gin, oppure stare in macchina con un ragazzo e bere? Bere. Lo fai solo per mostrarti adulta ed emancipata o qualcosa di simile? No, no, certo. Lo faccio perché mi piace. Ma non dovresti bere. La rimproverò, Marty, e nello stesso istante si rese conto che stava facendo la predica come un padre all'antica. E perché? Beh, fa male la salute. Non fare il puritano, Marty. Tutti quelli che valgono qualcosa bevono. Marty sospirò. Diede un'occhiata all'orologio e si accorse che si avvicinava il momento di entrare in azione. Loren gli passò la bottiglia. Marty decise di bere un sorsetto per assecondarla. In quel momento sua madre tirò fuori un pacchetto di sigarette e ne accese una. Marty rimase così stravolto che si mandò di traverso il gin. Gesù! E fumi anche! Loren lo guardò e alzò gli occhi al cielo. Dico sul serio, non devi! Fumare le sigarette è pericoloso! Su, andiamo. Posso capire che bere non sia proprio una cosa da vera signora, ma fumare? Non c'è proprio niente che non va. Puoi scherzare! Che cosa vorresti dire? È dannoso! Allora perché i medici fanno la pubblicità alla televisione? Perché i produttori di sigarette sono troppo potenti! Oh, che scemenza! Lo sanno tutti che fumare fa bene alla circolazione. E poi calma i nervi ed è benefico per il cuore. È benefico per il cuore? Mio Dio! Ti farà venire tutte le malattie cardiache immaginabili! E il cancro al polmone! Guarda, c'è scritto anche sul pacchetto! Prese il pacchetto dalle dita di Loren e cercò l'avvertimento del Ministero della Sanità. Non c'era. C'era invece scritta una frase, evidentemente ideata dal produttore. Quest'eccellente miscuglio di tabacchi turchi e nostrani calma i nervi, favorisce la circolazione e dà un senso di benessere. Buon Dio! Restituì il pacchetto. Era riuscito a non fumare per tutta la sua vita e non intendeva incominciare proprio ora. Loren lo guardava irritata. Sai, parli come mia madre. È molto stupido che i genitori non capiscano i figli e cerchino di disporre della loro vita. Quando avrò figli, lascerò che facciano tutto ciò che vogliono. Tutto. Non gli farò prediche e non gli dirò che le cose stavano diversamente ai bei tempi, quando ero giovane. No, signore. Da me non li sentiranno certi discorsi. Mi piacerebbe avere questa promessa per iscritto. Loren non gli badò. Per qualche istante rimasero seduti in silenzio. Ogni tanto Loren si attaccava alla bottiglia di gin, mentre Marty continuava a sbirciare l'orologio e a guardare nello specchietto retrovisore. Il tempo prestabilito era già passato. Dove diavolo era George? Stai cercando qualcuno? Sì, Strickland. Volevo assicurarmi che non sia uscito a fare un giro di ronda. Ha già abbastanza da fare a sorvegliare là dentro. Loren sorrise, rimise la bottiglia nella borsetta e scivolò un po' più vicina. Dimmi un po', come sono i tuoi genitori? Sono puritani come i miei? Te ne parlerò più tardi.
Sono appena arrivato alla conclusione che non so nulla di loro. Che peccato. George aveva i sudori freddi e si sentiva sul punto di svenire, come la volta che aveva infilato l'indice nell'ingranaggio dell'impastatrice portatile di cemento che suo padre aveva preso a Nolo e per poco non si era tranciato la prima falange. Un quarto d'ora prima del momento in cui avrebbe dovuto fare la sua comparsa nel parcheggio, dolori atroci gli avevano dilaniato l'addome e l'avevano obbligato a precipitarsi per due volte al gabinetto. Adesso le 9 si stavano avvicinando e si era manifestata una nuova ondata di fitte implacabili che non poteva ignorare. Sapeva che era un brutto scherzo dei nervi, che il suo organismo e la sua mente collaboravano nel modo più subdolo e vigliacco per trattenerlo nella palestra, lontano dal rischio di una figuraccia o di un fallimento. Ma il fatto di saperlo non diminuiva la sofferenza, semmai la intensificava. Quasi piegato in due, si avviò barcollando verso il gabinetto per la terza volta nella serata. Nel gabinetto c'erano Mark Dixon, il buon tempone della classe, e altri ragazzi che fumavano di nascosto e chiacchieravano. All'improvviso la porta si spalancò con violenza, come se fosse in corso un'irruzione poliziesca. «Gesù!» gridò Dixon lasciando cadere la sigaretta nell'orinatoio. Manziche e Gerald Strickland, i ragazzi videro solo il pallidissimo George McFly, che li guardò con una smorfia di dolore e si precipitò in un cubicolo. Negli occhi di Dixon il terrore lasciò il posto all'irritazione, poi al divertimento. «Quel figlio di un cane mi ha fatto perdere l'ultima sigaretta! Guardate!» Indicò la sigaretta che galleggiava nell'orinatoio e si disintegrava lentamente. «La pagherà! Così imparerà a piombare qui dentro come una squadra di sbirri!» Dixon fece un cenno con la testa e si avvicinò al cubicolo nel quale era entrato George. Marty, intanto, stava pensando che esiste un limite preciso quando si fa la corte a una ragazza. Era seduto a bordo della Packard di Doc Brown e Lorraine gli premeva il fianco contro il fianco. Era lì, pronta a farsi baciare e poi toccare. E se tutto fosse andato per il meglio, si sarebbe offesa e spaventata e arrabbiata e avrebbe accolto con gioia l'intervento del nuovo paladino che doveva slanciarsi in suo soccorso. Il problema per Marty era una questione di tempismo. Se fosse partito all'attacco in anticipo, sarebbe stato costretto a continuare fino all'arrivo di George, o forse sarebbe finita troppo presto. Se invece avesse continuato a starsene lì seduto come un salame, Lorraine avrebbe potuto concludere che era un ritardato o che lei non aveva fascino. In entrambi i casi, la sua mossa più logica sarebbe stata scendere dalla macchina, tornare al ballo e uscire dalla sua vita. Con ogni probabilità per sempre. «Dove diavolo si è cacciato quel fifone di mio padre?» Lorraine notò le vene che gli spiccavano sul collo, il tremito che gli scuoteva la mascella. «Marty, perché sei così nervoso?» Lui trasse un profondo respiro. «Ecco, ti sei mai trovata in una situazione in cui... in cui sai di doverti comportare in un certo modo... E poi, al momento decisivo, non sai se riuscirai a cavartela?» «Ti riferisci al modo di comportarti con qualcuna al primo appuntamento?» «Già!» «Ed essere molto carino ed educato e così via?» Marty annuì. «Non preoccuparti!» Gli gettò le braccia al collo e lo baciò appassionatamente. «Su, ragazzi, fatemi uscire!» George premette con tutte le sue forze contro la porta del gabinetto, ma era impossibile smuoverla, con quei 3 che stavano appoggiati dall'altra parte. «Resterai lì a bollire nella tua puzza!» «Perché? Che cosa ti ho fatto?» «Mi hai fatto perdere una sigaretta preziosissima!» «Te ne comprerò un pacchetto! Basta che mi faccia uscire!» «Può darsi! Quando mi dai il pacchetto?» «Domani!» «No, lo voglio questa sera!» «Ma a scuola non posso comprarlo e quasi tutti i negozi sono chiusi!» «Allora va all'inferno! Puoi restare lì dentro tutta la notte!» «Sentite, è stupido che mi teniate prigioniero! Le vostre ragazze probabilmente si stanno chiedendo dove siete finiti!» «È vero! Quindi 2 di noi ti terranno bloccato lì dentro, mentre 1 andrà in cerca di rinforzi!
Ci daremo il cambio a turni di 10 minuti, così potremo divertirci al ballo e continuare a tenerti rinchiuso fino al momento di andarcene. Ma perché mi trattate così? Su, ragazzi! No! Sei un tremendo rompiscatole, McFly, e il posto per il rompiscatole è quello dove sei adesso. I suoi amici sghignazzarono. George sospirò, sedette e guardò l'orologio. Erano le 9:10. Lorraine continuò il suo assalto appassionato a Marty per circa un minuto, prima di accorgersi che qualcosa non andava. Si scostò e lo scrutò con attenzione. Non è giusto. Non è giusto fare così? No, non è giusto che non lo facciamo nel modo giusto. Non so cosa sia, ma quando ti bacio c'è qualcosa che non va. In te o in me? Non so, manca qualcosa. È come se baciassi mio padre. Marty la fissò a occhi sbarrati. Credo che non abbia molto senso, vero? Ha senso, credimi. Forse hai rovesciato i termini del problema, ma il quadro è esatto. Cosa credi che sia? Non lo so. Loren si lasciò ricadere le mani sulle ginocchia. Accidenti. Sembrava troppo bello per essere vero. Già. Un suono di passi li allarmò entrambi, sebbene per motivi diversi. Loren temeva che qualche professore avesse visto la bottiglia di gin e lo riferisse ai suoi genitori, e Marty ormai non aveva idea di ciò che avrebbe dovuto fare all'arrivo di George. Avrebbe dovuto buttarsi in fretta su Lorraine nel tentativo disperato di offrire a George una possibilità di intervento? Non sembrava molto appropriato, e non sembrava neppure fattibile, dato che Lorraine s'era scostata sul sedile. Nella speranza di sfuggire alla persona che si stava avvicinando, era in pratica raggomitolata contro la portiera. Marty decise di buttarsi. In quel preciso momento la sua portiera si aprì e una mano gli abbrancò la spalla. Si voltò a guardare e si lasciò sfuggire un'esclamazione di sbalordimento. La faccia che gli stava davanti non era quella di George, ma quella di Biff Tannen. Dietro Biff c'erano occhiali 3D, testa pelata e stuzzicadenti, e sorridevano con un'aria che non prometteva niente di buono. «Ho pagato $300 di riparazioni per la macchina, figlio di puttana! E adesso me li ridai con gli interessi! Tenetelo!» Biff estrasse di peso Marty dalla macchina e lo buttò senza complimenti verso testa pelata, che lo afferrò per un braccio, mentre occhiali 3D l'afferrava per l'altro. «Bel lavoro, ragazzi! Testa pelata ha immaginato che fossi tu a filartela nel parcheggio, altrimenti forse non saremmo riusciti a beccarti da solo!» E alzò il pugno. «Lasciatelo!» gridò Lorraine dalla macchina, spostandosi dalla parte del volante. «Lascialo stare, Biff! Sei ubriaco!» Biff la guardò con un sorriso lubrico. «Guarda chi c'è! Forse mi rifarò in parte su di te!» Marty pestò con tutte le sue forze il piede di testa pelata, strappandogli un urlo di dolore. Poi si piegò su se stesso, si slanciò in avanti sgomitando verso l'alto e colpì con violenza la mascella di occhiali 3D. I due ragazzi mollarono la presa, ma solo per un istante. Per quanto si dibattesse, ben presto Marty si ritrovò bloccato. Biff intanto era balzato a bordo della macchina e aveva brancato Lorraine. «Lasciami!» «Oh no, pupa! Tu resti qui con me!» Marty riuscì a trascinare avanti i suoi aguzzini di circa mezzo metro nel tentativo di avventarsi contro Biff. «Togliele di dosso quelle luride mani, bastardo!» Biff sorrise freddamente, sicuro che Marty non poteva causargli fastidi. «Sistemerò te dopo che avrò sistemato lei!» «Vuoi che cominciamo noi?» chiese testa pelata. «No, non ancora! Non voglio che il divertimento cominci senza di me! Portatelo là dietro! Vi raggiungerò fra un minuto!» Occhiali 3D e testa pelata trascinarono Marty non oltre il paraurti posteriore della macchina. Biff si voltò di scatto e urlò. «Non è uno spettacolo per voi! Fuori dai piedi, intanto che io faccio il romantico con la signora!» Mentre i suoi fedelissimi trascinavano Marty lontano dalla macchina, Biff sbatté la portiera e si tese per baciare Lorraine. Dopo un istante, tutto ciò che Marty poté vedere e sentire attraverso il lunotto posteriore fu sua madre che si dibatteva e gettava urla soffocate.
Era colpa sua, si disse. Era colpa sua quasi quanto lo era di Biff e compagni. Se non fosse stato per lui, in quel momento Lorraine sarebbe stata occupata a ballare, invece di dover lottare per evitare di essere violentata. Ma una parte della sua rabbia era rivolta a George. Se quel vigliacco non si fosse tirato indietro all'ultimo momento. Ma non c'era tempo per le recriminazioni. Occhiali 3D e testa pelata, mentre lo trascinavano via, notarono una Cadillac parcheggiata con il portabagagli aperto vicino alla scuola. «Ehi! Questo qui non vuol saperne di star buono! Chiudiamolo nel baule!» «Ottima idea!» esclamò Occhiali 3D e allungò le mani per afferrare le gambe di Marty. I due ragazzi impiegarono quasi un minuto per sopraffare la sua resistenza e trascinarlo fino alla macchina, ma alla fine riuscirono a spingerlo nel portabagagli. Prima che potesse tentare di schizzare via, testa pelata sbatté il cofano. Il fragore e lo scossone riportarono bruscamente sulla terra Bob Jordan. Seduto al volante della Cadillac, il giovane si stava fumando una canna di marijuana mentre attendeva i suoi compagni dell'orchestrina. Era il batterista e aveva portato fuori il suo strumento in anticipo, mentre Marvin Berry eseguiva il consueto finale con un assolo di chitarra. A metà dello spinello, Bob si era lasciato sopraffare da una beata sonnolenza e non aveva sentito il trepestio e le voci fino a quando non erano stati accompagnati dal rumore del baule che sbatteva. Saltò a terra e piombò verso i due ragazzi bianchi. «Ehi, cosa state facendo alla mia macchina?» «Tu sparisci! È una faccenda che non ti riguarda!» «Mi riguarda sì se fate fessi con il mio portabagagli! Chi credi di essere per darmi ordini?» Sebbene fosse solo, Bob Jordan avanzò verso Occhiali 3D e testa pelata, che arretrarono di un passo. Dopo un momento, Marvin Berry e gli altri tre suonatori dell'orchestrina uscirono dall'ingresso posteriore della palestra. «Cosa succede?» Testa pelata e Occhiali 3D guardarono impauriti i cinque omoni. «Mi hanno detto di sparire, e io stavo per chiedergli se volevano che gli cambiassi i connotati.» «Ehi, io non voglio avere niente a che fare con dei fumati!» «Fumati, eh?» chiese Berry avvicinandosi di un altro passo. Ma ormai testa pelata e occhiali 3D stavano già scappando a gambe levate. «Tiratemi fuori!» I suonatori si scambiarono un'occhiata. La voce soffocata e i colpi venivano senza il minimo dubbio dall'interno del portabagagli della Cadillac. «Devono aver chiuso dentro qualcuno!» «Ehi, Reginald, dove hai messo le chiavi?» chiese Marvin Berry rivolgendosi a uno dei compagni. Reginald si frugò nelle tasche, aggrottò la fronte e scrollò la testa. «Non le trovo!» «Sono qui dentro! Le chiavi sono qui dentro!» Marvin Berry lanciò un'occhiataccia a Reginald. «Cribbio, di nuovo! È la terza volta che lasci le chiavi nel baule!» «Allora, cosa sta succedendo?» Per George McFly, la voce gracchiante del tiranno Gerald Strickland era nel contempo benvenuta ed esasperante. Dopo essere rimasto prigioniero nel gabinetto della palestra della scuola per quasi 20 minuti, non aveva nessuna voglia di restarci. D'altra parte, la carognata dei suoi aguzzini gli aveva offerto la giustificazione ideale per non mettere in atto il piano di Marty. E la cosa più importante era che la scusa gli appariva accettabile. Quando era entrato nel gabinetto, aveva avuto ancora il tempo per recitare la sua parte. Ma ormai era molto improbabile che dovesse farlo. «Niente, signore!» rispose intimorito uno dei carcerieri di George. «Sento odore di fumo! Qualcuno qui ha le sigarette?» «No, signore!» «Vi lascio una possibilità di consegnarmi spontaneamente il pacchetto! Se vi perquisisco e lo trovo, per voi sarà molto peggio!» George, nella sua prigione, sentì il suono dei pacchetti strappati e buttati nel cestino. «Così va meglio! E adesso fuori!» George spinse delicatamente la porta e uscì. Strickland lo fissò con freddezza. «Cos'è successo, McFly?» «Niente, signore!» «Balle! Ti ho visto entrare qui 20 minuti fa! Perché ci sei rimasto tanto tempo?» «Niente di importante, signore! Stavamo solo... scherzando, sa...» «Non importa! Il ballo è quasi finito! Sarà meglio che torni dalla tua...» «No, lascia perdere! Non credo che sia venuto alla festa con una ragazza!» Indicò la porta e George si affrettò a correre fuori. Quando passò nel corridoio davanti alla palestra, vide che la pista era quasi completamente affollata
e che le luci erano soffuse. Stava per incominciare l'ultimo numero. Sebbene dubitasse molto che Marty stesse ancora assediando Lorraine nel parcheggio, George decise di fare una doverosa comparsa per spiegare la ragione del ritardo. Si avviò a passo svelto attraverso il parcheggio, dirigendosi verso il punto dove Marty aveva lasciato la Packard. In un primo momento non vide segni di lotta, ma quando stava per sospirare di sollievo, si rese conto di aver sbagliato vialetto. Tornò indietro e finalmente si avvicinò alla Packard dalla parte posteriore. Accidenti! Il copione era ancora in pieno svolgimento, come se il tempo si fosse fermato per più di 20 minuti per permettergli di compiere la sua missione. George trasse un profondo respiro e avanzò verso la macchina. Attraverso il lunotto scorse un agitarsi frenetico di braccia e persino di gambe. Lorraine urlava mentre l'uomo le stava addosso e la brancicava come un pazzo. «Porca loca! Sembra che Marty ce la stia mettendo tutta!» Quando fu accanto alla macchina, si tirò sui calzoni e avanzò ad un paio di passi alla John Wayne. Tese la mano, spalancò la portiera più bruscamente che poteva e disse con voce sonante ed energica: «Ehi tu, porco, levale le mani di dosso!» L'aggressore girò la faccia verso di lui e George lo riconobbe immediatamente. «Hai sbagliato macchina, McFly!» «George, aiuto!» Per un momento George restò lì, frastornato e ammutolito. Un uragano di pensieri confusi gli turbinò nella mente. Era stato Marty a ideare tutto. C'era la remota possibilità che anche Biff facesse parte del complotto? Doveva fuggire? Oppure era ormai troppo tardi per tirarsi fuori? Fissò gli occhi furiosi di Biff Tannen in cerca di un indizio e vide soltanto ostilità. C'era anche un guizzo di paura. Biff era stato sorpreso in una situazione pericolosa che richiedeva un'azione immediata. Doveva spaventare George McFly, metterlo in fuga e più tardi intimidirlo fino a ridurlo al silenzio. Se fosse corso a cercare aiuto... «Chiudi la portiera e vattene, McFly!» George non si mosse. Una parte del suo essere era già sull'orlo del panico, ma un'altra parte non gli permetteva di muovere i piedi. In un baleno rivide la scena di 5 anni prima, alle elementari, quando non era stato capace di aiutare il suo amico Billy Stockhausen. Da quel momento aveva sempre temuto lo scontro fisico, aveva imparato ad anticiparlo e a evitarlo, ma adesso non poteva evitare quel momento critico, a meno di darsi alla fuga, e l'espressione atterrita di Lorraine glielo impediva. «Sei sordo, McFly!» chiese Biff perdendo completamente la calma. «Ti ho detto di chiudere la portiera e di squagliarti! Obbedisci!» «No, Biff! Tu la lasci stare!» Lorraine sospirò. Almeno qualcuno era venuto in suo soccorso. Non era Marty, ma sotto un certo aspetto era anche meglio. Mosse le labbra per mormorargli grazie, mentre Biff le toglieva le mani di dosso per scendere dalla macchina. «Bene, McFly! Te le sei cercate! E ora te le prendi!» Avanzò verso George, tendendo una mano per afferrarlo per la manica. Distorse il braccio ed ebbe la soddisfazione di sentire George che gemeva, di vedere la paura nei suoi occhi. Aumentò la pressione, mentre un pugno si muoveva lentamente verso la sua testa. Il colpo raggiunse Biff alla spalla, senza causare danni o dolore. «Aiuto!» Anche George avrebbe voluto invocare aiuto, ma riuscì a stringere i denti e a trattenersi. Si dibatté, cercando invano di sgusciare dalle grinfie di Biff. Il bullo gli stringeva il collo con un braccio e con l'altra mano gli storceva il braccio all'indietro, con tanta forza da minacciare di spezzargli le ossa da un istante all'altro. «Smettila, Biff! Gli romperai il braccio!» «Appunto, pupa! È proprio quello che voglio!» Aumentò ancora la pressione, poi vagamente percepì un suono, come il crepitio lontano di un martello sparachiodi, oppure erano i passi di qualcuno che correva. Disorientato per un momento, Biff allentò la stretta. George, fuori di sé per il dolore, reagì in quella frazione di secondo abbandonandosi all'istinto. Si strappò alla stretta di Biff, si girò e, chiudendo gli occhi, sferrò il pugno più poderoso della sua vita. Con sua grande sorpresa,
e con sorpresa ancor più grande del destinatario, il pugno centrò in pieno la mascella di Biff e gli sbalzò la testa all'indietro, come se fosse stato colpito all'improvviso da un asse volante. Il gemito di Biff seguì immediatamente il tonfo secco dell'osso contro l'osso. Biff Tannen stramazzò sull'asfalto come un sacco di patate. Un arbitro avrebbe avuto tempo di contare almeno fino a 100 prima che accennasse a muoversi di nuovo. Oh, George, sei stato magnifico! Lorraine lo guardava con gli occhi scintillanti di adorazione. George scosse la testa, si guardò il pugno, guardò Biff Tannen steso ai suoi piedi. Non riusciva a crederlo! E non riusciva a crederlo neppure Marty, che era sopraggiunto in quel momento, seguito dai 5 musicisti. Ma il quadro era nitido, perfetto, e ogni dettaglio era a posto. L'abito strappato di Lorraine, il prepotente a terra, la faccia nervosa e sorridente dell'inverosimile eroe. Altri che stavano accorrendo si resero subito conto del significato della scena e rimasero profondamente impressionati. «Chi è quel ragazzo? Studia nella nostra scuola?» «È George McFly. È in classe con noi da 2 anni.» «Non l'avevo mai notato.» «Guarda come ha steso quel tipo. Deve avere un pugno alla dinamite, il piccoletto.» «Bravo, George!» Marty afferrò la mano di suo padre e la strinse. «Ottimo lavoro, papà! Voglio dire, George! Grazie!» Un pensiero inquietante attraversò la mente di Marty. Il suo compito non era ancora finito. Non doveva soltanto tornare nel suo tempo. Doveva ancora fare in modo che sua madre e suo padre si baciassero romanticamente sulla pista da ballo. Ma ormai l'ultimo brano era finito e alcune coppie se n'erano già andate, anche se in maggioranza i giovani indugiavano ancora a chiacchierare. «Non è troppo tardi!» «Ehi! Credo proprio che dovremmo fare ancora un ballo, in onore di questa simpatica coppia!» Un grido di approvazione si mescolò con il rombo distante di un tuono. Marty guardò il cielo, afferrò Lorraine con una mano e George con l'altra. «Su, andiamo! Torniamo per un ultimo ballo!» La folla si avviò in fretta verso la palestra e incontrò gli Starlighters. «Ehi, amici! Ci fate fare ancora un ballo, vero?» «Il ballo è finito! Non pensarci neppure!» Marty si frugò in tasca e tirò fuori il portafogli. «Ecco qui», disse estraendo tutto il denaro che aveva. «È vostro in cambio di un ballo!» I musicisti si guardarono indecisi. «Per me va bene, però Marvin si è ferito la mano per aprire il baule della macchina.» «Già, non può suonare. E noi non possiamo suonare senza Marvin. Lui è la chitarra solista e senza quella non si può far niente.» «Ma devi suonare! Vedi, è qui che si baciano per la prima volta, sulla pista! E se non c'è musica non possono ballare, se non ballano non si baciano, e se non si baciano non si amano, e io sono fregato!» I musicisti si guardarono. «Cosa cavolo sta dicendo questo?» «Ehi, amico!» disse Reginald porgendo il denaro. «Il ballo è finito, a meno che non conosci qualcun altro che suoni la chitarra.» «Ma certo! La suonerò io!» «No, andiamo!» «Potete fidarvi!» «Perché no? Può valerne la pena, tanto per farci 4 risate!» I musicisti presero l'equipaggiamento e seguirono Marty e i suoi amici nella palestra. Quel trambusto attirò l'interesse degli altri studenti, che si affrettarono a imitarli. 2 minuti dopo, la palestra era di nuovo strapiena. «Cosa succede?» continuava a gridare Gerald Strickland. Tentò di estromettere gli studenti afferrandoli per le braccia, ma invano. Marty intanto si era piazzato nell'angolo con la band. Gridò nel microfono. «Ancora un ballo! Un numero speciale per i miei genitori!» Marty e gli Starlighters attaccarono Earth Angel e gli studenti incominciarono a ballare. Lorraine si abbandonò tra le braccia di George. Gli appoggiò la guancia contro la guancia. Dopo aver incominciato seguendo l'orchestrina, Marty prese l'iniziativa e nel frattempo si guardò intorno. I musicisti gli lanciavano occhiate d'ammirazione. I suoi genitori ballavano guancia a guancia a pochi passi da lui. Ormai era questione di tempo. Tutto stava andando bene. Approfittò di un breve assolo di sassofono per posare la chitarra e dare un'occhiata alla foto di famiglia.
Linda e Dave erano spariti, ma la sua immagine era intatta. Poi, mentre le labbra di George e quelle di Lorraine si accostavano, ebbe l'impressione che Linda cominciasse a riapparire. Magnifico! Ma la sua gioia ebbe breve durata. La trasformazione appena iniziata si annullò. Linda svanì e la mano destra di Marty scomparve dall'istantanea. Cosa diavolo? Si voltò verso i suoi genitori e vide la causa di quell'inversione di tendenza. Mentre i due stavano per baciarsi, una mano si era posata sulla spalla di George. Era Dixon, con la solita espressione malevola. Squagliati, McFly! Adesso tocca a me! Sulla pedana l'assolo di sassofono era terminato e stava per ricominciare l'esecuzione al completo. Marty si diede da fare, ma sembrava che la sua mano destra non gli obbedisse. Stava slittando lungo le corde come un pesce morto. «Ehi!» bisbigliò Bob Jordan. «Cosa succede?» «Non posso suonare! Non so più suonare la chitarra!» Alzò la destra e si lasciò sfuggire un gemito d'orrore. Era diventata trasparente. Bob Jordan perse un paio di battute e si fermò a guardare gli occhi sgranati e la bocca aperta di Marty. «Che razza di droghe prende quello?» Marty chiuse gli occhi. Si alzò con uno sforzo. «Non mi sento bene!» Sulla pista quasi tutte le coppie erano così prese dal momento magico che non si accorsero dello sbandamento della band. George McFly, in particolare, aveva dimenticato completamente la musica. Dixon l'aveva spinto da parte e adesso aveva cinto con un braccio la vita di Lorraine mentre stava per prenderle la mano. Lorraine lanciò a George un'occhiata di implorazione. George esitò solo un attimo, avanzò di un passo verso Dixon e mormorò semplicemente «Permetti!» Lo disse nella miglior tradizione la Clint Eastwood, una frase a voce bassa e carica di sicurezza minacciosa. Tese una mano per spingere Dixon 3 metri più in là e con l'altra si attirò Lorraine contro il petto. Le sollevò il mento e la baciò delicatamente sulle labbra. Marty si sentì scorrere nelle vene una nuova ondata d'energia. Si raddrizzò, come investito da una scossa elettrica, e si guardò la mano destra. Non era più trasparente. «Grazie!» Estrasse dalla tasca la foto di famiglia, la guardò, rise, piroettò su se stesso e afferrò la chitarra. Linda, Dave e lui erano ricomparsi incolumi nell'istantanea e aveva la certezza di aver recuperato la capacità di suonare. «Bene! Diamoci dentro!» E guidò l'orchestrina in una scintillante conclusione di Earth Angel. Il pubblico applaudì. «Ehi, sei in gamba! Suona un altro pezzo!» Marty diede un'occhiata all'orologio. Attraverso la porta in fondo alla palestra vide balenare un lampo. «No, devo andare!» Bob Jordan lo afferrò per il braccio, con gentilezza ma con decisione. «Su, va avanti! Qualcosa che dia la carica!» invitò con un sorriso. Marty pensò che c'era ancora un po' di tempo. «Bene, d'accordo. Voi non dovete far altro che seguirmi.» Si avvicinò al microfono e annunciò. «Ancora un pezzo. Nel posto da dove vengo io lo chiamano rock and roll.» Attaccò un accordo con la chitarra, poi guardò Jordan. «Dammi un ritmo da blues, così!» chiese dando l'esempio. Con un sorriso, Jordan si affrettò a obbedire. «Bene!» Poi si rivolse al bassista e canticchiò 2 battute. «Tu suona questo e poi riprendi quando io cambio!» Quello annuì. «Pianista, riprendi la linea del basso e alzala di 3 ottave! Sassofono, improvvisa sulla progressione dei 3 accordi!» Right, so well, but you play the guitar just like a ringing a bell. Go, go.
All'inizio ci fu un po' di confusione, ma quasi subito incominciò a funzionare. La musica sembrava un rock and roll dei primordi. Sulla pista molti si voltarono a guardare, poi incominciarono a ballare più svelti. In pochi minuti il pandemonio si diffuse. Non avevano mai sentito una musica simile. Completamente coinvolto, Marty si sfilò la giacca e la buttò tra la folla. I suoi movimenti divennero sempre più simili a quelli di Mick Jagger, poi a quelli di Michael Jackson e finalmente passò al più puro stile heavy metal, accostando la chitarra all'amplificatore per produrre il feedback. Fra risate e grida di incoraggiamento, i suonatori improvvisavano l'impazzata, seguendo ogni progressione di Marty dapprima con stupore e poi con destrezza professionale. Tra i muri della palestra, un'unica faccia era rimasta fredda, insensibile al nuovo sound. Quella di Gerald Strickland. «Proprio quando cominci a pensare che non possono diventare peggio di quello che sono, ecco che trovano il modo di peggiorare ancora!» George, che stava ballando animatamente con Lorraine, si sentiva pervaso di uno spirito nuovo. Finalmente aveva fatto qualcosa di giusto e la serata gli sembrava magica. Lorraine, la musica, le congratulazioni di quelli che gli stavano intorno, tutto sembrava preannunciare e vissero per sempre felici e contenti. Avrebbe voluto che quella serata non finisse mai, ma naturalmente era impossibile. Marty concluse la canzone e arretrò di un passo, sorridendo, per rispondere agli applausi e alle acclamazioni. Tutti incominciarono a parlare contemporaneamente della musica e delle protezze di George McFly. Mentre si avviava con Lorraine verso il palco, George sentì una dozzina di mani che si protendevano per toccarlo. «Ehi, George! Ho saputo che hai steso Beef! Bel colpo!» «George, ti vogliamo leggere capoclasse!» «Ci farebbe comodo averti in squadra, George!» George, che non sapeva a quale squadra alludesse, cercò di prendere tempo. «Beh, ci penserò!» Lorraine, che si crogiolava nella nuova gloria e nel rispetto che circondavano George, gli stava aggrappata al braccio e non smetteva di guardarlo con adorazione. Sudato e sorridente, Marty si avvicinò e tese la mano. «Congratulazioni! E nel caso che te lo sia chiesto, Beef faceva maledettamente sul serio!» «Bene!» L'ultimo timore, il timore che Biff Tannen avesse fatto la commedia, si dileguò. Adesso George era completamente felice. «Congratulazioni anche a te! Sei grande!» «Grazie!» Rimasero a chiacchierare del più e del meno, fino a che Lorraine posò la mano sul braccio di Marty. «Marty, spero che non ti dispiaccia, ma George ha chiesto se poteva accompagnarmi a casa.» «Magnifico, Lorraine! Davvero! Mi fa piacere, anzi, avevo la sensazione che finisse così!» «Lo so, anch'io me l'aspettavo. Credo che George potrebbe farmi davvero felice.» «Certo! Sentite, io devo lasciare la città.» «Oh, mi dispiace. Quando? Alla fine del semestre?» «No, stanotte. E volevo dire che è stato educativo.» «Ma ti rivedremo?» «Ah, sì. Questo te lo garantisco.» George si avvicinò per stringergli di nuovo la mano. «Allora buonanotte e arrivederci. Grazie per il tuo aiuto e per tutti i tuoi buoni consigli. Spero di poter fare altrettanto per te un giorno.» «Probabilmente mi darai più consigli del necessario.» Si voltò per andarsene. Poi si soffermò. «Ah, un'altra cosa. Se doveste avere dei figli e uno di loro ha 8 anni e desse fuoco senza volere al tappeto del salotto, siate buoni con lui.» Sicuro. Era la richiesta più strana che avesse mai sentito. Marty se ne andò. George e Lorraine rimasero a guardarsi tenendosi per mano. «Marty, sai che è proprio un bel nome. Quando avrò figli uno lo chiamerò Marty.» «Non stai correndo un po'?» «Beh, forse un pochino. Pensavo che l'anno prossimo mi piacerebbe iscrivermi al college.» «Anche a me. Anzi, ci andrò qualunque cosa dica mio padre.» Capitolo 13. Alle 21:45 Doc Browning cominciò a preoccuparsi. 5 minuti dopo diventò ancora più nervoso. Alle 21:55 stava camminando avanti e indietro, agitatissimo. «Accidenti! Dov'è quel ragazzo?»
L'impermeabile sbatteva rumorosamente nel vento, come lo spinnaker di una barca a vela colta da una tempesta. Il tuono lontano brontolava sordamente intorno a lui e i lampi illuminavano il cavo che andava dalla torre dell'orologio ai lampioni. Town Square era deserta, a parte un gruppetto di cani, e Doc Brown era pronto per incominciare. E Marty non si vedeva. Doc estrasse dalla tasca un piccolo orologio rotondo che risaliva al 1890. Segnava le 21:56, la stessa ora indicata dagli orologi che portava i polsi. Non c'era il minimo dubbio. Restavano appena 8 minuti prima della caduta del fulmine che avrebbe potuto rimandare Marty nel 1985. «Accidenti!» ripeté questa volta a voce alta. Si allontanò dal marciapiedi per portarsi al centro della strada e vide una macchina che sfrecciava verso di lui. «Bene!» borbottò quando riconobbe la sua Packard. «Ma perché corri così tanto, stupido? Vuoi avere un incidente proprio adesso?» Un attimo dopo, Marty, che aveva indossato di nuovo i suoi abiti del 1985, accostò la macchina al marciapiedi, balzò a terra, trasse un profondo respiro e sorrise un po' intimidito. «Sei in ritardo! Non hai la nozione del tempo? Scusa, Doc! E perché guidavi la mia macchina come un pazzo? Era una prova! Volevo vedere che velocità potevo raggiungere in quel tratto! Per fortuna l'ho fatto! C'è una cunetta nella strada giù verso Sherry Street che sembra un cordolo! E se l'avessi centrata a velocità maggiore avrebbe potuto spedirmi dentro una vetrina! Ma se viaggio sul lato sinistro della strada non succederà niente!» Sta bene! Ma cosa succederà se ti vede un poliziotto?» «Cosa succederà se un poliziotto mi vede quando sono nella macchina del tempo?» «Se dovesse succedere, tu continua a filare, sciocco! Finirai nel 1985 oppure nell'atrio di quel cinema!» «Già, capisco!» Borbottando fra sé, Doc Brown incominciò a togliere il telo che copriva la DeLorean e a estendere al massimo il gancio posteriore. «Sempre di fretta! Avresti potuto sbrigarti un po' prima!» «Scusa!» rispose Marty, che adesso provava un po' di rimorso per il tempo che aveva perso suonando con gli Starlighters. «Ho dovuto cambiarmi e poi far avvicinare mamma e papà mi ha portato via più tempo di quanto immaginassi!» Doc Brown, adesso che aveva avuto la possibilità di borbottare e di lagnarsi a piacere, si calmò. «Beh sì, posso capirlo! Conosco George McFly! Dunque, il piano ha funzionato?» «Alla perfezione! I colombi tubano e continueranno a farlo, ecco la prova!» Tirò fuori il portafogli e mostrò a Doc Brown la foto di famiglia. C'erano tutti. «Bene! Può darsi che mio padre si iscriva al college. Adesso ha più fiducia in se stesso!» Doc Brown aggrottò la fronte mentre effettuava gli ultimi controlli sulla DeLorean. «Allora avrai un altro motivo di preoccupazione tra questo momento e il tuo ritorno nel 1985!» «Cosa?» «Beh, se tuo padre andrà al college grazie a te, questo cambierà la sua vita!» «Il meglio, mi auguro!» «Può darsi! Ma immagina che al college incontri una studentessa che gli piaccia più di tua madre. Questo potrebbe farti scomparire. Oppure immagina che a causa delle spese per gli studi, tua madre e tuo padre decidano di non avere figli per un paio d'anni. In questo caso potrebbe capitarti di scoprire che hai 12 o 14 anni nel 1985, anziché 17. Ci hai pensato?» Marty scrollò la testa, sgomento. Le parole del suo amico e mentore erano sensate. Non poteva far altro che sperare che l'esistenza futura dei suoi genitori fosse più o meno quella di prima. «Giusto, Doc. Ma ormai è troppo tardi per pensarci. Sono contento che papà si sia finalmente deciso. Ha steso Biff Tannen con un pugno solo. L'ha messo fuori combattimento. Non l'avevo mai creduto possibile. Diavolo, mio padre non ha mai trovato il coraggio di tener testa a Biff in tutta la sua vita. E pensare che l'ho visto con i miei occhi!» «Bene! Adesso sali a bordo e regola il tempo di destinazione. Dobbiamo sbrigarci!» Marty balzò sulla DeLorean e rimase a guardare, mentre Doc batteva sui tasti in modo che entrambi i display di tempo di partenza e tempo di destinazione indicassero 26:10:1985, 1:31 AM. «Ecco, se funziona sarà come se tu non te ne fossi mai andato!» «Grazie, Doc. Vorrei tanto ringraziarti!» Brown alzò la mano. «Non c'è tempo! Ascolta! Ho tracciato una linea bianca sulla strada! Partirai da là!
Ho fatto qualche calcolo in modo che la corsa sia il più possibile breve ed efficiente. Se incominci subito a premere l'acceleratore e non alzi mai il piede, raggiungerai le 88 miglia all'ora proprio quando sarà necessario. Benissimo. Ora ho calcolato la distanza precisa, tenendo conto della velocità, dell'accelerazione e della resistenza del vento. Procedendo a ritroso nel momento in cui cadrà il fulmine, l'inventore porse a Marty una sveglia che sembrava stranamente antiquata in confronto agli indicatori digitali e ai quadranti luminosi della plancia della DeLorean. Quando questa suona, parti a tutto gas dalla linea bianca. È tutto ciò che dovrai fare, a parte guidare la macchina al punto giusto. Marty annuì. Bene, mi pare che non ci sia altro. Buona fortuna. Marty tese la mano. Doc, vorrei ringraziarti di tutto. Anche se qualcosa andasse storto... Non pensarci neppure! Andrà benissimo! E sono io che devo ringraziarti! È stato un piacere! Si strinsero la mano. Ci vediamo fra 30 anni! Lo spero! Ancora una volta, Marty ripensò all'appuntamento del futuro tra Doc e terroristi e si augurò che la sua lettera servisse ad assicurare un più lieto finale dell'avventura. Non preoccuparti! Continuò Doc Brown, che aveva scambiato l'espressione di Marty per il timore ispirato dall'imminente corsa contro il tempo. Purché tu centri quel cavo con il gancio, vedrai che tutto andrà bene. Giusto. Doc Brown finì di accertarsi che fosse tutto a posto e si frugò nelle tasche, controllando i foglietti e i taccuini per essere sicuro di non aver omesso nulla, e fece l'unica cosa che Marty non voleva facesse. Scoprì la busta nella tasca interna dell'impermeabile, la tirò fuori e la guardò incuriosito. Che cos'è? Una lettera che ti ho scritto io. E parla di qualcosa che avverrà nel futuro, no? No, è solo un ringraziamento, piuttosto lirico. Doc scosse la testa con aria scettica. Nessuno scrive lettere di ringraziamento con la raccomandazione di aprirle 30 anni dopo! Ti avevo avvertito di non pasticciare con il futuro, figliolo! Le conseguenze potrebbero essere disastrose! Ora so che c'è qualcosa di importante che riguarda il futuro e ti ho ripetuto 1.000.000 di volte che queste cose non dobbiamo farle! È un rischio che devi correre, Doc! Si tratta della tua vita! No! Mi rifiuto di accettare questa responsabilità! Strappò la lettera e buttò i frammenti del portacenere della Packard. Marty era furioso. Perché il suo amico non voleva accettare un avvertimento così prezioso? Va bene, Doc. In questo caso ti dico tutto subito. Prima che avesse il tempo di finire, una tremenda raffica di vento squassò la macchina e per poco non trascinò via Doc Brown, che era accanto alla portiera aperta. Nello stesso tempo risuonò un crepitio immane, seguito da una successione di schianti meno tremendi. Grande Giove! Marty schizzò giù dalla macchina. Corsero entrambi verso i lampioni. Un ramo gigantesco di una delle querce della piazza era caduto sul cavo teso tra la torre dell'orologio e il primo lampione. Una delle spine collegate al parafulmine si era staccata e il cavo che scendeva dalla torre adesso oscillava libero. Dio! Tu prendi il cavo! Ti butterò giù questa corda! Afferrò al volo un grosso rotolo di corda e si precipitò all'interno del tribunale. Marty deglutì e si mise al lavoro. Nella semioscurità non era facile ritrovare l'estremità del cavo in mezzo a quel groviglio di rami e di foglie, ma balzò nel mucchio e incominciò a cercare. Il vento, intanto, era divenuto più forte. Lunghi rombi di tuono lo avvertivano che il tempo passava inesorabile. Il temporale stava diventando sempre più furioso. Solo pochi minuti lo separavano dal fulmine che doveva riportarlo nel 1985. Maledetto, dove cavolo sei finito? Senza badare ai rami che gli graffiavano la pelle, continuò a rovistare fra il fogliame. Intanto Doc Brown stava salendo la scala del tribunale come un pazzo, saltando a 3 per volta i gradini della vecchia torre. Quando arrivò nella stanza affacciata sul cornicione direttamente al di sotto dell'orologio, un nugolo di piccioni prese il volo. Con i capelli agitati furiosamente dal vento e il viso illuminato dai lampi, Doc Brown era l'immagine stessa dello scienziato pazzo impegnato in una missione che doveva sconvolgere il mondo. Alzò la testa, vide che la presa stava penzolando tra l'1 e il 2 dell'enorme quadrante. L'altro capo del cavo era ancora collegato al parafulmine in cima alla torre. Doc Brown guardò sulla piazza e vide Marty che, 5 piani più sotto, agitava la spina appena ritrovata. «Bene!» Buttò la corda
che si srotolò e toccò terra a pochi passi da Marty. Il ragazzo l'afferrò, l'allegò alla spina e agitò le braccia. Doc Brown annuì e cominciò a recuperare la corda e il cavo. Mentre era intento a quell'operazione, vide che Marty muoveva le labbra per gridargli qualcosa. «Come?!» Marty si fece portavoce con le mani intorno alla bocca e gridò con tutte le sue forze. «Ti devo dire quella cosa del futuro! Doc, ascoltami, ti prego!» Quelle parole furono disperse da una nuova raffica di vento che per poco non strappò la corda dalle mani dello scienziato. «Non ti sento! Il futuro!» urlò Marty ancora più forte. «La notte in cui andrò indietro nel tempo, verranno i terroristi a cercarti!» «I terro che?» «Terroristi! Loro!» L'orologio incominciò a suonare le 10. Pestando rabbiosamente i piedi, Marty attese. Sapeva che non aveva speranza di farsi sentire. Doc Brown, sbilanciato dai rintocchi delle enormi campane, per poco non perse l'equilibrio, ma si riprese prontamente e finì di recuperare la corda. Afferrò la presa, guardò Marty e gli indicò di salire in macchina. Marty, ai piedi della torre, esitò un momento. Sapeva cosa intendeva comunicargli Doc Brown e si rendeva conto dell'urgenza della situazione. Ma voleva un'altra possibilità di dire al suo amico che cosa gli sarebbe successo se non fosse stato prudente. Alzò gli occhi. Doc Brown gesticolò freneticamente per indicare la DeLorean e poi il proprio orologio. Marty sospirò, girò sui tacchi e corse alla macchina. «Corri, figliolo, corri!» gridò Doc Brown dall'alto del campanile. Quando vide che Marty si era deciso a obbedire, slegò la corda dalla spina e guardò la presa che penzolava sul quadrante dell'orologio. Era piuttosto lontana. Si sporse per afferrarla e si rese conto che avrebbe dovuto avventurarsi sul cornicione per ristabilire il collegamento. Mentre si issava con prudenza sullo stretto cornicione, vide che la DeLorean si muoveva e incominciava ad avviarsi sulla strada. «Bene! Adesso devo fare in modo che non sfrecci via per niente!» Avanzò lentamente, cercando di aggrapparsi al muro con le unghie, cercando di non pensare al vento e al pericolo di precipitare. I lampi gettavano ombre inquietanti sulla torre e ogni tuono faceva tremare l'intero edificio. «Sarò ancora vivo nel 1985!» mormorò, e nello stesso tempo si rese conto che era come se fischiettasse nel buio per farsi coraggio. «Sarò ancora vivo nel 1985, quindi ora non corro nessun pericolo!» Ma sapeva che non era vero. Il fatto di essere vivo nel 1985 poteva dipendere dal fatto che lui non si arrampicasse sulle torri nel 1955. «Beh, diamoci da fare!» Si sporse contro vento, cercò di afferrare il cavo penzolante. Se lo sentì scivolare tra le dita, trasse un lungo respiro e lo agguantò di nuovo. Marty si fermò sulla linea di partenza che Doc Brown aveva tracciato sulla strada, invertì la marcia e restò a bordo della DeLorean con il motore in folle e gli occhi fissi ipnoticamente sulla sveglia. «Accidenti, Doc! Perché hai strappato quella lettera? Se almeno avessi tempo di spiegarti!» Distolse gli occhi dalla sveglia e guardò il display del tempo di destinazione e del tempo di partenza, regolati entrambi sulle 1:31 del mattino. «Ecco, ci sono! Non posso avere più tempo adesso, ma posso procurarmelo all'arrivo!» Incominciò a battere sui tasti del tempo di destinazione, anticipandolo fino alle 1:30 e poi alle 1:29 e ancora prima. «Sicuro! Comparirò nel 1985 qualche minuto prima che i terroristi sparino a Doc e lo metterò in guardia!» Fissò il display mentre il tempo di destinazione passava dalle 1:26 all'1:24 e poi si fermò, chiedendosi se 7 minuti sarebbero stati sufficienti. Un attimo più tardi, il motore della DeLorean tremò 2 volte e si spense. Marty girò la chiave dell'accensione, ma il motore non si riaccese. «Su, su! Non dirmi che sono arrivato fin qui per restare senza benzina!» Con il cavo stretto nella sinistra, Doc Brown avanzò di un passettino sul cornicione della torre,
Aveva alzato il piede per avanzare ancora quando udì il suono. Era lo scricchiolio della pietra che si disintegrava rapidamente e lo udì una frazione di secondo prima di incominciare a cadere. Mollò il cavo e si slanciò in avanti per afferrarsi all'unico oggetto che stava tra lui e il suolo, la lancetta dei minuti dell'orologio della torre. Accidenti! Proprio in quell'attimo sentì qualcosa urtargli il piede sinistro. Guardò e vide che il cavo dondolava ancora a mezz'aria, con l'estremità in equilibrio precario sul suo piede. Per un lungo istante Doc Brown restò aggrappato, immobile, mentre il vento gli scompigliava i capelli e i lampi illuminavano il suo viso atterrito. Poi, tendendo cautamente il piede destro verso la parte indenne del cornicione, si spinse avanti, cercando nel contempo di non lasciar cadere il cavo. Quando riuscì a posare il piede destro sul cornicione, passò dall'altra parte e nello stesso istante scalciò il cavo nell'aria per poterlo afferrare con la mano sinistra. Aveva pensato che ormai fosse una cosa da poco inserire la spina nella presa, ma quando ci provò, si accorse che c'era una distanza di una trentina di centimetri. «Come diavolo è successo?» Doc Brown scosse la testa e guardò giù. La scena era un mosaico di luci abbaglianti e di tenebra. Ben presto scoprì la causa dell'inconveniente. Un ramo si era impigliato nel cavo e lo tratteneva. Incominciò a tirare e a strattonare per liberarlo, ma inutilmente. Disperato, tirò con violenza anche più grande e finalmente riuscì a staccarlo dall'albero. «Bene!» E poi... «Accidenti!» La spina all'estremità opposta si era staccata e quella che era rimasta nelle mani di Doc Brown era inutile a tutti gli effetti pratici. In confronto alla disperazione tremenda che si era impadronita di lui, la sua reazione fu relativamente blanda. Si aggrappò al muro della torre, chiuse gli occhi e per un momento cercò di non pensare a nulla. Ma anche a occhi chiusi vedeva i fulmini che balenavano intorno a lui con rabbia crescente e sentiva il tuono che squassava il tribunale. Si impose di riflettere. «C'è un modo in cui posso collegare il cavo?» si chiese. «Sì, probabilmente mi ucciderò! Ma che cosa importa?» Annodò insieme le due estremità dei cavi, le collegò, tirò per assicurarsi che tutto fosse a posto, trasse un profondo respiro e spiccò un salto. Mentre scivolava verso terra lungo il cavo, sentì che le mani gli bruciavano, ma non mollò fino a quando toccò terra. Poi, stringendo il cavo, corse verso il lampione. «Merda!» Marty, che stava continuando a girare invano la chiave dell'accensione, rabbrividì quando la sveglia suonò. «Su, su!» L'accensione crepitò, tossì e poi, miracolosamente, il motore incominciò a rombare. Marty premette con violenza l'acceleratore e venne scagliato contro il sedile, mentre la DeLorean sfrecciava via, lasciando una striscia di gomma bruciata sull'asfalto. Raggiunse le 35 miglia all'ora in mezzo isolato e stava già superando le 70 quando arrivò in vista di Town Square. Marty tenne lo sguardo fisso davanti a sé e vide il filo metallico teso attraverso la strada. Era così intento a guardarlo che non si accorse di Doc Brown, mentre l'inventore correva verso il lampione con il cavo in mano, meno di un secondo prima che cadesse un fulmine spettacoloso. Doc collegò il cavo, girò su se stesso e cadde riverso. Marty diede un'occhiata al tachimetro. Stava correndo a 88 miglia all'ora. Poi vi fu uno schianto terrificante, simultaneo, del fulmine e del tuono. Intorno a Marty la scena divenne completamente bianca, come le case nel documentario sull'atomica. «Mio Dio, mi hanno tirato in testa una bomba nucleare!» Un leggero sussulto gli rivelò che il gancio fissato alla parte posteriore della DeLorean era entrato in contatto con il cavo. Sul cruscotto i quadranti lampeggiarono, mentre il flusso canalizzatore scaricava la nuova potenza. Poi vi fu un fragore stridente. La DeLorean sfrecciò avanti come se fosse stata lanciata in orbita e scesero le tenebre. Doc Brown, steso a terra accanto al lampione, vide la macchina del tempo agganciare il cavo elettrificato. La pioggia continuava a cadere a rovesci, ma l'inventore non vi badava. Vide un rapidissimo montaggio di immagini. Il cavo luminescente, il fulmine che colpiva la torre dell'orologio, la DeLorean che sembrava avvolta da una nebbia gialla. Balzò in piedi e lanciò un urlo di guerra degno di un indiano. «Ce l'abbiamo fatta!»
Era impossibile, ma ce l'abbiamo fatta! Era vero. Come se fosse stata inghiottita dalle viscere della terra o strappata via da una mano ciclopica protesa dall'alto, la DeLorean era sparita. Restava soltanto l'asta del gancio, che era stata strappata via quando la macchina era passata sotto il cavo. E adesso pendeva oscillante, nel vento e nella pioggia. Unico ricordo del sessantennale viaggio di andata e ritorno compiuto nel tempo dal giovane Marty McFly. Buona fortuna! E arrivederci presto! Spero. Capitolo 14. La corsa attraverso la galleria di tenebra rallentò e finì. La macchina si arrestò, ma l'oscurità continuò a circondare Marty, interrotta soltanto dai quadranti luminosi e dai display. Marty diede un'occhiata e vide che tempo di partenza era 5 novembre 1955, 10:04 p.m. Il tempo presente e il tempo di destinazione erano identici. 26 ottobre 1985, 1:24. Se era così, perché era tanto buio? Marty ricordò la scena di un film che aveva visto. La macchina del tempo era finita nelle viscere di una montagna. Possibile che fosse capitata la stessa cosa anche a lui? A poco, quando i suoi occhi si abituarono all'oscurità, si accorse di essere all'interno di un edificio. Dietro di lui c'era un cerchio di luce fioca. «Bene, a quanto pare non posso far altro che andare indietro!» Innestò la retromarcia, dirigendosi verso la sorgente luminosa. Quando emerse nella notte, si accorse di essere arrivato all'interno del vecchio Town Theater, ormai chiuso da tempo. Tutto il resto era esattamente come nel 1985. La concessionaria della Studebaker aveva lasciato il posto a quella della Toyota. Il bar gelateria non c'era più e il tribunale era invecchiato di 30 anni. «Bene!» Tese la mano e accese l'autoradio. Le note di un motivo rock riempirono l'abitacolo. «Bene!» Poi ricordò Doc Brown. Più tardi ci sarebbe stato tutto il tempo per festeggiare. Adesso la cosa più importante era cercare di salvare il suo amico da una morte atroce e sanguinosa. Innestò la marcia e sentì il motore vibrare e poi spegnersi. «Merda!» Questa volta il motore era spento definitivamente. Dopo aver insistito per un minuto, Marty non riuscì a riaccenderlo e mentre continuava nel tentativo, alzò gli occhi e vide il furgone dei terroristi che avanzava in fondo alla strada e svoltava l'angolo. Balzò dalla macchina, inorridito. «I libici!» Si lanciò in una corsa pazza attraverso Town Square e poi lungo la seconda strada verso il mall. Quando arrivò all'entrata, vide che il cartello che annunciava Lone Pine Mall era ornato dall'immagine di un unico pino, anziché di due. A parte quel dettaglio, tutto era uguale. Ma il guasto della DeLorean gli era costato tempo prezioso. Il furgone dei terroristi era già nel parcheggio e inseguiva Doc Brown, mentre la figura solitaria di Marty McFly assisteva alla scena in preda all'orrore. Marty si fermò di colpo, terrorizzato e sbalordito. «Oh no! Sono arrivato troppo tardi!» La scena lo sconvolse. Doc stava morendo di nuovo. E poi, mentre la raffica falciava l'inventore, Marty vide se stesso balzare a bordo della DeLorean e partire a razzo. Aveva già vissuto personalmente la scena, ma adesso la rivedeva, affascinato da quel replay osservato da un punto di vista diverso. Come era accaduto la prima volta, il furgone dei terroristi inseguì la DeLorean, che eseguì una perfetta inversione di marcia e saettò verso l'estremità opposta del parcheggio e continuò ad accelerare fino a quando fu avvolta da un accecante bagliore candido. Il guidatore del furgone dei terroristi perse il controllo del veicolo e andò a sbattere contro lo stand della Fox Photo, al margine del parcheggio. Il furgone si rovesciò dalla parte delle portiere, imprigionando i terroristi. Da lontano giunse l'ululato della sirena della polizia. «Cribbio!» Poi di colpo si ricordò di Doc Brown, si voltò e corse verso la figura immobile sull'asfalto.
Aveva gli occhi pieni di lacrime quando girò il corpo dell'amico. Doc, Doc, per favore, non morire, Doc. Doc, non morire. Beh, se proprio insisti. Aprì gli occhi e sorrise. Sei vivo? Certo che sono vivo. Ma ti hanno sparato. L'ho visto due volte. In replay immediato, per così dire. Marty annuì. La spiegazione è semplice. Doc Brown si aprì la tuta antiradiazioni. Sotto portava un giubbotto antiproiettile. È l'ultima moda nel campo della protezione personale. Può fermare un proiettile di un fucile per la caccia agli elefanti sparato a una distanza di 30 metri. Allora lo avevi anche prima? No, purtroppo. La prima volta debbono avermi colto di sorpresa. No, ragazzo mio, è stato il tuo avvertimento a salvarmi. Frugò nella tasca ed estrasse la lettera che Marty aveva scritto nel 1955. La carta era ingiallita e fragile e lo scotch che teneva insieme i frammenti era raggrinzito. Marty scrollò la testa con un sorriso. Che ipocrita! Dopo tutte le tue prediche sulla necessità di non alterare il continuo spazio temporale... Già, beh, ho pensato che forse... I poliziotti intanto erano scesi dalle macchine e stavano rastrellando i terroristi. Filiamocela! Sarebbe un po' difficile spiegare come sono andate le cose. Lo penso anch'io. Corsero verso il mall e sparirono nell'ombra mentre sopraggiungevano altre auto della polizia. Si allontanarono a bordo del furgone di Doc e discussero le loro avventure. «Temo di aver scombinato un po' il presente», disse Marty quando arrivarono all'entrata del mall. «Come mai?» «Ecco, nel 1985 che conoscevo io, questo si chiamava Twin Pines Mall perché c'erano due pini gemelli». Ma quando sono tornato nel 1955, senza volerlo ho tranciato uno dei pini della fattoria. Credo che sia per questo che adesso si chiama Lone Pine Mall, perché il pino è uno solo. Probabilmente ti capiterà di notare molte altre cose del genere. Saranno i piccoli segreti fra te e il Valley per tutto il resto della tua vita. Già. Dopo qualche minuto raggiunsero la DeLorean e Doc salì a bordo. Non vuol partire, eh? Marty annuì. Doc tese la mano sotto l'accensione, fece scattare un interruttore nascosto e sorrise quando il motore riprese a rombare. E adesso? Che progetti hai? Ecco, per prima cosa aspetterò che la polizia ripulisca il parcheggio e poi ci andrò per il mio furgone. Ho ancora un po' di plutonio da usare per viaggiare. Dopotutto il tempo è a mia disposizione. E dove andrai? Penso che all'inizio me la prenderò calma. Proverò ad andare avanti di 30 anni nel futuro, tanto per provare. E poi forse andrò a dare un'occhiata al 22esimo o al 23esimo secolo. Beh, buona fortuna. E se ti capita, vieni a farmi visita nel 2015. Io avrò... vediamo... 47 anni. Wow, che rudere. Oh, sarai ancora un ragazzino. Comunque puoi star certo che verrò a cercarti, figliolo. È buffo, no? Ho dovuto aspettare 30 anni per raggiungerti. E adesso tu dovrai aspettare 30 anni per raggiungere me. Com'è strana la vita. Strizzò l'occhio. Marty richiuse la portiera e lo guardò allontanarsi. Quando si svegliò, Marty era ancora vestito e la luce del mattino entrava dalla finestra della sua stanza. Aprì gli occhi lentamente e guardò la camera che conosceva così bene e che adesso, tuttavia, gli sembrava estranea. C'era ancora tutto, dai poster all'equipaggiamento audio. Un calendario appeso alla parete, con una serie di X sui primi 25 giorni di ottobre del 1985, gli rivelò che quello era il 26. Possibile che fosse stato tutto un sogno? Marty si alzò e si guardò allo specchio, pizzicandosi più volte per assicurarsi di essere vero. Accanto allo specchio c'era un cestino della carta straccia dal quale spuntava qualcosa. Il modulo di presentazione per la casa discografica. L'aveva buttato lì per disperazione la sera prima, oppure 30 anni prima.
Adesso quel gesto gli sembrava infantile come il comportamento di George McFly del 1955. Prese un nastro registrato dal primo cassetto e lo mise in una busta insieme al modulo. Perché no? La mia musica li ha mandati in estasi per 3 decenni. La spunterò di sicuro. Qualche minuto più tardi, quando ebbe finito di rimettere in ordine la stanza, scese a colazione. Linda e Dave erano a tavola in sala da pranzo. Sembravano gli stessi, ma quasi tutto ciò che li circondava, dall'abbigliamento ai mobili, era diverso. Dave indossava un abito serio ed elegante e leggeva la rivista Forbes. Linda era vestita casual, ma con molta raffinatezza, e stava mangiando un piatto di uova Benedict. La sala da pranzo era arredata in modo assai più lussuoso di quanto Marty ricordasse, e la tovaglia era di lino delicato. Si fermò sulla soglia e scrollò la testa. «Ehi! Abbiamo compagnia o qualcosa del genere?» Linda e Dave alzarono la testa e sorrisero. «No, che io sappia!» «Allora perché tutto è così splendente? Oggi non è sabato!» «Infatti!» rispose Dave. Marty notò che stava leggendo le pagine economiche del giornale del mattino. «Non vai a lavorare stamattina, Dave?» «Sicuro, lavoro sempre il sabato.» «Al Burger King?» «Cosa c'è? Soffri dei postumi di una sbronza?» «No, ma non capisco quel tuo vestito elegante.» Dave lo guardò confuso. «Sei sicuro di sentirti bene, Marty?» «Sì. E voi siete sicuri di stare bene?» «Sicurissimi. Mai stato meglio.» Dave vide che Marty aveva in mano la busta. «Dalla a me. La spedirò dall'ufficio.» Marty gli consegnò la busta e sedette a tavola. C'era una coppa di fragole fresche che lo stava aspettando. «Ancora non capisco. Fragole, uova Benedict. Non mangiavamo mai questa roba. Ci toccavano sempre fiocchi di cereali e toast con i tovaglioni di carta. Che cosa sta succedendo?» Era arrivato a metà delle fragole quando sentì le voci dei genitori giungere dall'ingresso. Parlavano allegramente ed erano appena rientrati in casa. «Dove erano andati?» «Al solito, a giocare a tennis al club.» «Tennis? Papà e mamma non giocano a tennis.» «Forse questo spiega perché da 6 anni sono campioni di doppio misto del club.» «Non posso crederlo.» «Ma tu, da dove piovi?» Marty stava pensando seriamente di dirglielo quando entrarono i suoi genitori. Era incredibile. Tutti e due erano abbronzati e in forma. Ma la trasformazione era ancora più profonda. George McFly irradiava fiducia in se stesso, mentre Lorraine era snella e dinamica. Marty restò a bocca aperta. «Cosa c'è, figliolo?» «Mamma! Papà! Siete bellissimi!» «Oh, grazie, Marty!» «Che cosa può volere? Ha già tutto!» George e Lorraine McFly guardarono il figlio con aria interrogativa. «Non voglio niente! È già il regalo più bello vedere come siete!» «Wow!» Lorraine posò la mano sulla spalla di Marty. «Non hai il tuo grande appuntamento con Jennifer Parker?» Marty la fissò senza capire. «Mi piace tanto quella ragazza. È così carina!» Anche tenendo conto della trasformazione fisica, Marty non riusciva a credere che fosse proprio sua madre a parlare così. Era la stessa donna che aveva sempre criticato Jennifer? No, evidentemente. «Prego, mamma!» «Questa sera andate sul lago, no? Voi due soli? Non avete fatto i progetti già da 2 settimane?» «Mamma, ne abbiamo già discusso ieri sera. Come posso andare se la macchina di papà è sfasciata?» «Sfasciata? È tutta la mattina che fa così. Sembra che sia andato a letto e si sia svegliato in un'altra casa in mezzo a estranei.» Effettivamente era così. Comunque Marty non lo disse. «Scusate, io... mi pareva che la macchina si fosse sfasciata. L'avevi prestata a Biff Tannen e lui è andato a sbattere...» «Beh, a me non sembra che la macchina sia sfasciata. Anzi, in questo momento Biff è là fuori a darle la cera.» Marty si alzò, andò alla finestra della cucina e guardò fuori. Sul vialetto c'era una BMW nuova fiammante e Biff Tannen la lustrava con impegno.
aveva un'espressione diversa, priva dell'arroganza e della bellicosità abituali. Lavorava fischiettando allegramente. Cribbio! Guarda un po' che differenza può fare un pugno sul muso. Suo padre aprì la finestra della cucina e chiamò Biff, in tono gentile ma fermo. «Ehi, Biff, non dimenticare, 2 mani di cera questa volta. La settimana scorsa lasciava un po' a desiderare». «Sì, signore! Come vuole!» «Non fare il dittatore, George!» Ma nonostante l'ammonimento, si vedeva chiaramente che adorava il marito. George alzò le spalle. «Scusa, non volevo dare quell'impressione. Ma certi dipendenti fanno gli scansafatiche se non gli stai attento. Ho sempre dovuto tenere in riga Biff fin dalle superiori. Comunque, se non fosse stato per Biff, io e vostra madre non ci saremmo mai innamorati». «Sì, papà, ce l'hai raccontato 1 milione di volte. Tu l'hai pestato perché dava fastidio alla mamma ed è stato così che vi siete baciati». «È stato qualcosa di più. Vostro padre mi salvò letteralmente. Ah, e fu così romantico». «Che melensaggini!» «E l'altro che fine ha fatto? Quale altro? Quello che si chiamava come me?» «Oh, non l'abbiamo rivisto mai più. Come se si fosse dissolto nell'aria. Non ricordo di averti mai parlato di lui». «Beh, devi averlo fatto, altrimenti non lo saprei, no?» «È vero». In quel momento entrò Biff. Andò a consegnare a George un libro rilegato. «Oh, signor McFly, è arrivato adesso!» «Bene!» Mostrò il libro, che mostrava il titolo «Un matrimonio voluto dagli alieni». La copertina mostrava una camera da letto con un extraterrestre molto somigliante al Darth Vader di Marty, che parlava a un giovane rannicchiato sotto le coperte. Il nome dell'autore era George McFly. «Porca loca! L'hai scritto tu, papà!» George annuì con orgoglio. «È il mio primo romanzo e spero che si venda bene». «Certo che si venderà bene. Dopotutto non sei uno sconosciuto. Hai continuato a pubblicare racconti fin da quando studiavi al college». «È vero, papà. Sei sempre tu a dirci che dobbiamo avere fiducia in noi stessi e coltivare una mentalità positiva. Dove sono finite le tue?» «Hai ragione. Sono sicuro che questo libro andrà benissimo». Poi si rivolse a Marty, gli posò una mano sulla spalla e soggiunse: «E anche la tua demo andrà bene». «Spero che non ti sbagli», mormorò Marty, ritornando di colpo ai pensieri e alle aspirazioni del 1985. «Marty, non ti ho sempre ripetuto che basta un po' di fiducia in se stessi? Se ti impegni con decisione, puoi ottenere qualsiasi cosa». Biff, che era rimasto ad ascoltare con un sorriso deferente, approfittò della pausa per tendere la mano verso Marty. «Oh, Marty, ecco qui le chiavi, è tutta tirata lucido e pronta per stasera». «Le mie chiavi?» «L'ho messa in garage, casomai cominciasse a piovere». Marty girò sui tacchi, si precipitò in garage e restò a bocca aperta non appena aprì la porta. C'era una Toyota nera SR5, splendente e bellissima come quando l'aveva vista nel salone della concessionaria. Ma questa era sua. Corse a salire a bordo, accarezzò i sedili, il cambio, ogni interruttore e ogni quadrante. Aprì la porta del garage per correre a fare un giro di prova, quando sentì una voce che conosceva. «Mi fa fare un giro, signore?» Era Jennifer, sullo spiazzo di parcheggio, ed era incantevole come sempre. «Jen! Che visione meravigliosa! Lasciati guardare!» Jennifer sembrava un po' sconcertata da quello slancio inaspettato. Non erano rimasti lontani molto tempo, in fondo. Si erano appena visti la sera prima. «Sei sicuro di star bene? Ti comporti come se non mi vedessi da un anno». «Mi sembra di non vederti da 30 anni. Rispose Marty con un sorriso. «Oh, allora è parecchio tempo», commentò Jennifer ricambiando il sorriso. Marty la tirò a sé per baciarla. Quando sentì un improvviso fremito elettrico scorrergli nelle vene. Anche Jennifer doveva averlo sentito. Per un momento i suoi capelli si rizzarono crepitando. «Porca!
Un boom supersonico sommerse il resto dell'esclamazione. Era la DeLorean di Doc Brown, che arrivava rombando e veniva a fermarsi davanti alla casa con un grande stridore di freni. Al volante c'era Doc, con un cappellaccio da cowboy in testa. Quando scese, Marty notò che era vestito di un bizzarro guazzabuglio di indumenti che includevano calzoni di plastica a righe, un mantello e una specie di tunica romana. L'inventore, che sembrava molto agitato, venne subito al dunque. «Marty! Devi tornare indietro con me! Nel futuro!» «Perché?» «È importante!» «Ma sono qui con Jennifer, stavo appunto per provare la mia macchina nuova!» «Quella può aspettare! E in quanto a Jennifer, puoi portarla con noi! È una cosa che riguarda anche lei!» Marty si sentì stringere la gola dall'apprensione. «Come sarebbe a dire? Le è successo qualcosa? Oppure a me? Siamo diventati delle carogne? O che altro?» «No, no, no, no! Sia te che Jennifer non avete problemi! Sono i vostri figli! Bisogna fare qualcosa per i vostri figli!» «I nostri figli? Quali figli? Non siamo neppure fidanzati!» chiese Jennifer guardando alternativamente Marty e l'inventore. «Te lo spiegheremo più tardi. Vuoi venire anche tu?» «Dove?» «Nel futuro, nell'anno 2015 o giù di lì. Mi pare che Doc fosse diretto là.» «È meglio che ci sbrighiamo!» Si voltarono a guardare Jennifer. «Sicuro, perché no?» «Bene, andiamo!» Doc sollevò la portiera d'ala di gabbiano e Marty salì a bordo. Jennifer gli sedette sulle ginocchia. Quando lo scienziato si mise al volante, Marty gli bloccò il braccio. «È meglio che fai marcia indietro, Doc. Non abbiamo abbastanza strada per raggiungere le 88 miglia all'ora.» «Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.» Indicò un nuovo interruttore sul cruscotto con l'etichetta Centro Energia Fusione. Lo premette e sorrise soddisfatto mentre la DeLorean sfrecciava per un centinaio di metri lungo la strada. E poi decollava nel cielo e scompariva, lasciandosi dietro una scia di fumo argenteo.